Bene, buongiorno, finalmente iniziamo. Benvenuti all'Unione Femminile, siamo molto contenti che voi siate qua. Porto i saluti dell'Unione Femminile, che è un'istituzione nata nel 1899, pensate, quindi tanti anni fa, ed è un'istituzione di donne, ma anche uomini, fondata proprio per la difesa dei diritti delle donne e dei bambini, ma anche dei bisognosi, in una Milano devastata dall'immigrazione periferica che veniva dalle campagne, in cui molte donne cercavano lavoro e anche abitazione. Ed è in questa situazione che l'Unione Femminile accoglie queste donne, accoglie in questa casa soprattutto associazioni di donne, e fonda proprio questa casa nel 1910. Diverse sono le opere attive dall'Unione, una tra queste la conoscerete, sono le Mariuccine, questo ricovero per le ragazze e le donne pericolanti, dove vengono istruite per trovare un lavoro, per trovare un'attività. Una delle attività che viene loro offerta è quella delle sartorie, per esempio, della sarta. Ecco, una delle attività importanti che vi riguarda è quella delle piscinine. Nel 1902 le bambine che lavoravano nelle sartorie fanno uno sciopero per chiedere aumenti salariali, orari di lavoro ridotti e chiedere anche delle mansioni più specifiche legate al lavoro, diciamo la funzione che devono svolgere, perché le piscine venivano usate per lavori domestici, pulivano la sartoria, portavano pacchi e così via. C'è un quadro di Longoni che presenta questa bambina carica di un peso enorme. Ecco, l'Unione Femminile interviene in questo sciopero, difende i diritti delle bambine e le bambine riescono ad ottenere quanto richiesto. Però l'Unione non si ferma lì, ma crea in questa casa, allora l'Unione diciamo era in via San Tommaso, e questa casa nasce nel 1910, però l'Unione crea per queste bambine una società di mutuo soccorso, che sono queste società che difendono i diritti dei lavoratori. E si chiama La Fraterna ed è una società di mutuo soccorso che serve a difendere non solo i loro diritti, ma a provare a educarle, a dare loro un'istruzione sia di alfabetizzazione, ma soprattutto professionale. E quindi nasce la prima scuola professionale per future sarte, che si intitola Scuola di Disegno Professionale, guidata da un pittore famoso in quegli anni, si chiama Giuseppe Mentessi, che era anche docente all'Accademia di Brera e di cui noi conserviamo il fondo archivistico. Ecco, le bambine, questa scuola durerà fino al 1939, quando poi l'Unione Femminile viene sciolta dal fascismo e quindi con lo scioglimento del fascismo tutte le attività dell'Unione vengono dismesse. Ecco, però di questa esperienza noi abbiamo un fondo importante sia dello sciopero sia delle attività di questa scuola di disegno professionale con i lavori anche delle bambine guidate da Mentessi. Il fondo è stato ordinato recentemente. Ecco, oggi l'Unione Femminile raccoglie fondi archivistici sia delle proprie attività sia anche di donne che hanno svolto un ruolo importante nella società italiana, penso al fondo Tullia Carettoni che era senatrice che si è battuta per le leggi a favore delle donne. Ecco,
ha anche una biblioteca diciamo, specifica, specializzata, e quindi diciamo, è aperta a tutte le attività delle studentesse, degli studenti, per studi, per ricerche, sia a scuola sia all'università. E diciamo, sono luoghi molto frequentati che noi apriamo volentieri a tutta la cittadinanza. Ecco, io spero che questo incontro sia utile per le ragazze, le studentesse e gli studenti, e spero che da questo incontro nascono laboratori. Noi in genere abbiamo anche organizzato laboratori, per esempio sulle piscinine, sulle sarte, su queste bambine, oppure sulle sarte, le lotte delle sarte di quegli anni. Però appunto ci piacerebbe, diciamo, continuare il lavoro con voi in un'attività anche laboratoriale, e che voi possiate fornirci anche strumenti di lavoro e di laboratorio. Volevo dire che questo incontro è anche promosso da IRIS, da Unione Femminile, ovviamente da Milano Si Fa Storia. Sono con noi Elisabetta Merlo dell'Università della Bocconi, insegna storia della moda, e Cristina Melazzi del Museo Storico di Garlate. Antonello Olivieri, Milano Si Fa Storia. Ecco, noi forniamo attestati di frequenza per gli insegnanti, quindi sono attestati che descrivono l'attività che state svolgendo oggi, e potete andare al banco dove c'è Maurizio, potete scrivere il vostro nome e vi sarà rilasciato poi un attestato di frequenza. Ecco, io ho finito, vi ringrazio molto, lascio la parola a Marilena Salvarezza, Milano Si Fa Storia. Prego. Buongiorno ragazze e ragazzi, piacere avervi qui, non è così comune riuscire ad avere un confronto con voi. Come già Cettina ha diciamo preannunciato, tutte le associazioni che hanno promosso questa iniziativa sono all'interno di questo contenitore più vasto che si chiama Milano Si Fa Storia, che ormai lavora da 10 anni cercando di creare un'educazione storica diffusa nella cittadinanza milanese, ma con un'ottica mondiale. Cioè cerchiamo che la microstoria di ognuno, cioè la storia individuale, si saldi, si leghi, diventi anche comprensibile in un quadro più generale. Questo crediamo sia il senso stesso della storia. Ecco, uno dei filoni di Milano Si Fa Storia è appunto moda, costume e design. Allora, è evidente che questo è un universo vastissimo per varie ragioni. Rispetto a Milano, come sapete, ha una centralità fondamentale, ma ha a che fare con molti aspetti che riguardano anche i costumi, no? La moda a volte ha anticipato le trasformazioni sociali, quindi un forte legame con quello che avviene nel territorio, per esempio. E quindi voi fate una scuola che fate delle scuole che sono potenzialmente ricchissime di sbocchi, di possibilità, e contemporaneamente ci auguriamo che questo, diciamo, excursus nella storia possa anche aiutare la moda è insieme di creatività, economia, imprenditorialità, e conoscere, diciamo, la storia fin dalle origini, crediamo che possa incrementarla la creatività, possa dare più ispirazione, dare più spessore anche al lavoro che voi andrete a fare. Per esempio, parleremo di un distretto della seta, quindi una delle realtà molto importanti sul territorio lombardo,
ma che ancora ora cerca di dare un nuovo sbocco alla seta stessa. Magari non sarà più il tessuto, ma diventa qualcosa che ha a che fare con questa realtà. Quindi ci auguriamo che conoscere meglio la storia che ha portato a questa centralità anche dell'industria della moda a Milano, in Lombardia, in Italia, possa aiutarvi nel vostro lavoro, vi apra degli squarci possibili, casomai proseguiremo insieme. E adesso io darei la parola a chi ci racconterà, chi ha fatto un grande lavoro su questo. Comincerà Antonella Olivieri, che è di Milano Si Fa Storia, che inquadra un po' il discorso dell'industria lombarda prima di entrare nel merito più specifico di un'esperienza. Va bene. Ok, ci sono sempre dei momenti di panico, mi sentite? Allora, ecco, ci siamo. Allora, mi è stato chiesto di fare una piccola introduzione sulla tradizione del tessile in Lombardia. Allora, voi siete scuole che si occupano di questi temi, quindi rischio di dirvi delle banalità. Dentro alla parola tessile c'è un grappolo di concetti e c'è un grappolo di attività estremamente vasto, perché si va dalla produzione delle fibre, dalle fibre ai filati, dai filati ai tessuti, che sono poi la base del lavoro dello stilista, della sarta, di tutte le professioni che si giocano sul settore della moda. Quelli di voi che navigano un po' su Wikipedia sanno benissimo che Wikipedia ha addirittura un portale dedicato alla moda, e questo vi dà la dimensione, di cui voi siete sicuramente uno degli elementi costitutivi, vi dà la dimensione del settore. Allora, tradizione del tessile. Noi oggi ci occupiamo soprattutto della seta. La seta fa parte delle fibre naturali, che sono diverse, perché oltre a quelle che qui vedete nella mappa, seta, lana e cotone, c'è la juta, c'è la canapa, ce ne sono altre. Quelle per il tessile più idonee sono queste tre, che hanno avuto un ruolo significativo nella produzione contadina e una produzione più industriale dei tessuti in Lombardia. Parto dalla lana, perché la lana esce presto di scena in Lombardia. La lana era prodotta già nel Medioevo in Lombardia dagli umiliati, che sono un ordine monastico molto, molto ricco per quello che produceva e vendeva, ma in cui i singoli monaci erano estremamente sobri e poveri. Talmente poveri che vengono considerati quasi degli eretici, e con il Concilio di Trento l'ordine viene chiuso. Con la chiusura dell'ordine degli umiliati, la lana che dava modo di produrre panni di lana fine migra dalla Lombardia e si riversa in Toscana, si riversa nel Biellese, più tardi nel Vicentino. Poi certo, la singola famiglia contadina probabilmente allevava e tosava quelle due o tre pecore di famiglia e si produceva i panni che servivano alla famiglia, ma decade quella che era una produzione più artigianale che alimentava le botteghe di Milano. Rimangono la seta e molto più tardi il cotone. Adesso io parto immediatamente con la seta, perché quella che vi ho messo era una mappa iniziale. La seta è un tessuto preziosissimo. La seta nasce in Cina come produzione, la conoscevano già i romani, ma conoscevano solo i prodotti, i tessuti molto ricchi, perché
potete immaginare che i cinesi si tenevano ben stretto questo monopolio. Arriva nell'impero bizantino la seta grazie, crediamo, la leggenda dice, a una sorta di spionaggio industriale, cioè probabilmente qualcuno, si dice c'è dei monaci, ma forse erano dei mercanti, che trafuga e contrabbanda dei bozzoli dai quali poi si avvia la produzione. Io qui vi ho messo una testimonianza molto famosa, se qualcuno di voi è stato a Ravenna sicuramente l'ha visto, sono i mosaici della Basilica di San Vitale, è rappresentato il corteo dell'imperatrice Teodora. E questi abiti sono certamente di seta o di velluti di seta, probabilmente di seta, vedete che sono ricamati, ornati di bordi a loro volta ricamati, ornati di pietre preziose, intessuti con motivi floreali, eccetera, che ci fanno capire che la seta era sicuramente adottata nelle corti, adottata dai nobili. Qui vedete il corteo delle dame, ma anche due funzionari, forse dei clerici, a sinistra, che anche loro vestono abiti di seta. E abiti più semplici, ma dello stesso genere, sono nel mosaico di fronte, che io qui non vi ho riportato, che è quello del marito, l'imperatore Giustiniano. Quindi la seta arriva nell'impero bizantino, dall'impero bizantino arriva poi nelle città europee, ma anche qui continua ad essere un tessuto per i ricchi sostanzialmente, perché era molto costosa la produzione, soprattutto in due tessuti che per molti secoli hanno costituito la base dell'abbigliamento dei ricchi, il damasco e il broccato, in uno dei due si inseriscono anche dei fili d'argento. Qua vedete questo abito di Eleonora di Toledo. Ora intendiamoci, è un ritratto del bronzino, sicuramente la signora non ha posato per settimane di fronte al pittore, che ha fatto uno schizzo del viso, il viso l'ha riprodotto e l'ha poi confrontato con il soggetto ritratto. Bronzino aveva questa abitudine di farsi mandare dalle tessiture e dalle botteghe campionari di tessuto, e per fare questi abiti si serviva dei tessuti che gli avevano mandato, no? Per cui li riproduceva, immaginatevi la minuzia che serve per riprodurre questi motivi floreali, la melagrana che era simbolo di fecondità, che è disegnata sul petto, eccetera, e le camicie di lino che, o di seta, che sporgono dagli sbuffi della manica. C'è da dire che questo è un abito femminile, ma fino al XVIII secolo, al 1700, l'abbigliamento degli uomini non era particolarmente diverso da quello delle donne. Certo, non portavano gonne lunghe se non gli esponenti del clero o gli uomini più anziani che portavano delle tuniche fino ai piedi, ma anche gli uomini più giovani, come qua vedete, portavano degli abiti molto colorati, con tessuti di seta, broccati e damaschi molto floreali, ornati, eccetera. E la cosa che a noi lascia un po', fa un po' sorridere, ma che allora era abituale, portavano questi pantaloni che si chiamavano canyons, che erano sotto al ginocchio, lasciavano intravedere delle calze di seta, lasciavano a vista calze di seta e i tacchi, probabilmente adottati dagli uomini non troppo alti, ma comunque vedete che l'abbigliamento, se non per alcune fogge, è molto simile per gli aspetti ornamentali e per i tessuti. La seta dove si produceva in Lombardia? Allora, sicuramente fin dal XIII-XIV secolo la seta era un'industria domestica. Già Francesco Sforza aveva imposto ai contadini che abitavano nelle sue terre di piantare gelsi e di allevare bachi. I gelsi, come sapete, sono la principale fonte di alimentazione del baco da seta. Poi cosa succedeva? Era un'industria domestica in questo senso: dal baco di seta si arrivava a filare e a costituire delle matasse o degli aspi di filato, passavano gli esponenti delle botteghe artigianali della città, ritiravano dalle famiglie questa materia prima, la portavano a Milano, dove lungo i navigli, dove c'era acqua che muoveva i
i telai producevano questi tessuti preziosissimi che venivano esportati in tutta Europa. Sorgono poi le filande, le tessiture lungo i corsi d'acqua e sulle sponde del lago di Como, dell'Ario, su cui io non mi soffermo perché poi ci sarà una relazione specifica di Cristina Melazzi. Tenete presente che questa eccellenza della produzione di tessuti lombardi va avanti fino alla crisi del 29, sostanzialmente, quando non circolano soldi sostanzialmente per comprare merci preziose. Poi arrivano le fibre artificiali, il rayon per primo, e poi arriva la concorrenza cinese, che chiaramente ha dei prezzi assolutamente concorrenziali. Ancora oggi credo esistano degli stabilimenti che producono seta di alto livello, tessuti di seta di alto livello in collaborazione con gli stilisti, però il filato da cui si parte è un filato di importazione, non è più un filato prodotto in loco. Il lavoro nelle filande, poi ci torna Cristina e ve lo spiega, certo era un lavoro estremamente duro, era un lavoro prevalentemente femminile ma molto duro. Cosa cambia nei tessuti che si usano nella produzione della moda in Lombardia? Cambia l'arrivo del cotone. Il cotone cambia più o meno in tutto l'Occidente l'orizzonte dei tessuti, perché il cotone permette, grazie alla tecnologia della seconda metà del Settecento, permette una produzione su larga scala di tessuti a buon mercato. E questo segna, come dire, lo spartiacque. Con i tessuti di cotone a buon mercato, anche i ceti popolari hanno la possibilità di abbigliarsi, perché fino a quell'epoca sostanzialmente c'erano tessuti molto grezzi prodotti in casa. Qualche volta per il matrimonio si ricorreva a un mercante che andava di paese in paese a vendere tessuti più pregiati. La maggioranza della popolazione viveva degli scarti della nobiltà, che quando non aveva più da mettere un abito lo destinava ai poveri, e quindi ci si vestiva di scarti. Gli unici che si salvavano erano i servitori delle famiglie nobili, perché la famiglia nobile ci teneva ad avere dei valletti e delle serve vestiti in modo dignitoso, no? Ecco. Con il cotone invece è possibile che tutti possano costituirsi un guardaroba e avere della biancheria in casa, per i letti, le lenzuola, eccetera. Pensate cosa ha voluto dire per l'igiene. Questa rivoluzione avviene in Inghilterra. Perché in Inghilterra? Perché l'Inghilterra possedeva la tecnologia, erano state lì inventate la filatrice, il filatoio idraulico, il telaio meccanico, li avete sicuramente studiati in storia, non mi soffermo, e l'Inghilterra aveva delle colonie da cui importava il cotone, prima l'India e poi gli Stati Uniti del Sud. Il cotone arriva in Lombardia più tardi che non in Inghilterra, perché noi non avevamo colonie e la tecnologia la dobbiamo importare. Uno dei primi cotonifici è quello della famiglia Cantoni, a Legnano, lungo l'Olona, vedete siamo intorno agli anni 30, e poi la famiglia Cantoni costruisce cotonifici anche in altri centri della Brianza, Castellanza o dei laghi Bellano. Il grosso sviluppo dell'industria cotoniera avviene solo con l'età giolittiana, quindi siamo ai primi del Novecento. Perché? Perché a quel punto ci sono i capitali, l'Italia è diventata un paese unico già da una quarantina d'anni, e a quel punto nelle banche i capitali si possono prendere, si possono avviare queste fabbriche. Come vedete qua, il numero di lavoratori è diventato consistente. Io vi suggerisco, se non l'avete ancora fatto, una visita all'altro grande cotonificio lombardo, che è quello di Crespi d'Adda. Ve lo suggerisco perché Crespi d'Adda è anche patrimonio dell'UNESCO. Il villaggio è rimasto pressoché intatto, è un villaggio esemplare. Perché? Perché in realtà gli industriali del tessile mescolano due esigenze: una, di avere della manodopera
che arrivi sul lavoro in modo ordinato e puntuale, cioè non, allora non c'erano le macchine, non ci si poteva spostare per chilometri per raggiungere la fabbrica, quindi bisognava abitare vicino alla fabbrica. La fabbrica richiedeva molto personale e quindi gli industriali, come dire, coniugano questa esigenza produttiva con una ispirazione di tipo filantropico, cioè costruiamo delle case che siano decenti, dignitose, e quindi qua vedete nella foto grande la schiera di casette unifamiliari e bifamiliari che vengono costruite sugli operai. Qua in primo piano ci sono, diciamo, degli alberghi, perché i compratori venivano a visitare lo stabilimento, compravano e dovevano essere alloggiati. Qua sull'estrema destra c'è il castello pseudo medievale in cui i Crespi abitavano per essere vicini al loro stabilimento. Questo è lo stabilimento che oggi non è più un cotonificio, non è ancora deciso, credo, cosa farne, se un centro commerciale o altro. Per un po' ha prodotto jeans, adesso non so bene cosa stia producendo. In fondo, qua in fondo, ci sono delle, ci sono delle villette più sfiziose in art déco, pensate per i tecnici e gli ingegneri e i dirigenti. In cima alla collina c'erano la villa del medico e la villa del parroco, che dall'alto vigilavano sulla moralità del villaggio. Però c'è anche, è vero, c'è anche una dimensione filantropica, cioè i Crespi costruiscono anche una chiesa, una scuola, un piccolo teatro, uno spazio alimentare, un ambulatorio medico, una centrale elettrica, perché la costruzione di questo villaggio, che comincia al 1877, va avanti fino agli anni 20 del Novecento. E come i Crespi hanno fatto anche altre fabbriche, altri imprenditori tessili, perché il tessile garantiva comunque grandi profitti, quindi c'è il villaggio Lanerossi a Schio, il villaggio Loiman a Torino, eccetera. Quali erano le capitali della moda? Allora, Londra era la capitale della moda maschile a quest'epoca. Come mai? Abbiamo visto che Londra è la patria della rivoluzione industriale che porta alla produzione del cotone, e chiaramente Londra è la capitale della moda maschile. Perché? Perché gli uomini hanno bisogno di un abbigliamento funzionale al lavoro, non possono andare al lavoro con pizzi, trine, merletti e tessuti fiorati. Quindi adottano un abbigliamento più sobrio. Qui vedete un figurino dell'epoca, uomini in pantaloni, questa marsina un po' lunga, il cilindro in testa. Non è un abbigliamento diversissimo, se non per il cilindro, dalle fogge dell'abbigliamento popolare. Certo, sono diversi i tessuti, gli uomini della borghesia e poi della nobiltà sostanzialmente adottano tessuti più pregiati. Parigi è invece rimane la capitale della moda femminile. Parigi è in grande spolvero, c'è stato l'impero di Napoleone III, poi è arrivata la Belle Époque, eccetera. Le donne della buona società sono comunque escluse dalle attività lavorative e quindi continuano ad avere un abbigliamento un po' ornamentale, che deve dimostrare la ricchezza della famiglia. Qui le vedete, strascichi, pizzi, merletti, fiori, eccetera. Quando uscivano d'obbligo il cappello, una signora non esce mai senza cappello. In Italia la moda decolla giusto in quest'epoca con Rosa Genoni, di cui ci parlerà poi la collega. Arrivano le guerre e le guerre cambiano la moda. Questo è il secondo personaggio di cui ci parlerà la dottoressa Merlo. Cambiano la moda, dapprima in Francia ancora con Coco Chanel, su cui io non mi soffermo, però mi faceva piacere leggervi questa citazione da una sua autobiografia, perché ci dice bene l'epoca e le esigenze che portano a questo cambiamento. Fino a quel momento avevamo vestito donne inutili, oziose, donne a cui le cameriere dovevano infilare le maniche. Invece avevo ormai una clientela di donne attive. Una donna attiva ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Bisogna potersi rimboccare le maniche. Credo che questa affermazione la potremmo sottoscrivere anche oggi, no? Noi siamo donne attive e, tranne casi eccezionali, non andiamo in giro con strascichi, abiti lunghi e vestiti un po' particolari.
In realtà questo cambiamento è suo, ma, no, ma in realtà intorno a lei continuavano a lavorare stilisti che invece pensavano ad abiti estremamente ricchi, ornamentali. I cambiamenti con la Prima Guerra Mondiale avvengono in Francia, la Seconda Guerra Mondiale porta ulteriori cambiamenti e questa volta coinvolge anche l'Italia. Iniziano a Roma nel dopoguerra le maison di alta moda, Balestra, le sorelle Fontana, eccetera. A Firenze cominciano le prime sfilate del prêt-à-porter. La differenza, credo voi l'abbiate chiara, l'alta moda produce vestiti praticamente su misura e di taglio particolare. Il prêt-à-porter, come dice il nome, si può indossare da quasi subito. E le prime sfilate sono a Firenze. Si sposteranno poi negli anni 70 su insistenza di alcune stiliste, tra cui Crizia, a Milano, e questo determina quello che oggi in Lombardia, l'esplosione della moda, del Made in Italy, estremamente significativo. Gli stilisti poi cominciano a vedere se stessi come esponenti di un settore importante, cominciano a collaborare col cinema, col teatro, l'arte, le riviste, i gruppi musicali, eccetera, collaborano soprattutto con l'industria, con questo dialogo, per cui i tessuti si producono in funzione degli stilisti e gli stilisti chiedono all'industria di produrre certi tessuti. Permettetemi una slide un po' scherzosa, noi dobbiamo al genio italiano alcuni colori che hanno, come dire, un po' rivoluzionato il mondo della moda. Sono entrati nel Pantone che, come vedete, ha oltre 2310 colori, ma hanno conservato la notizia del loro inventore. Il Rosa Schocking di Elsa Schiaparelli, che lavorava a Parigi con una maison vicina a quella di Chanel, però era di origine italiana. Era entusiasta di questo colore brillante. Il blu Balestra era uno degli stilisti che lavoravano a Roma, che inventa questo blu brillante che ancora oggi è nelle nostre vetrine, il rosso Valentino di Valentino Garavani, che è ancora chiamato col suo nome, e infine degli ultimi decenni il grege di Giorgio Armani, il grege che è un misto tra il beige e il grigio e che ha un colore molto sobrio, adatto all'abbigliamento delle professioniste, delle donne in carriera, no? Perché non disturba, non richiede abbinamenti particolari, va bene su tutto. Ecco. Oggi ha ancora senso parlare di una contrapposizione tra il Made in France e il Made in Italy? In realtà non credo, perché il Made in Italy ha avuto un grande successo, anche perché rispetto alla moda francese del dopo Chanel, direi, la moda italiana era meno costosa, più semplice, più vestibile, impiegava manodopera di alto livello, tessuti di grande qualità e quindi era molto apprezzata anche dai buyer e dalle riviste americane del mondo intero. Oggi però la moda si fa dovunque. La delocalizzazione ha moltiplicato le sedi di confezionamento. Se voi guardate i vostri abiti, vedete sulle etichette Made in Vietnam, Made in China, Made in Marocco, Made in Turchia, Made in Albania, cioè in Messico, insomma un po' dappertutto. E questo ha voluto dire molte cose su cui spero ci sarà modo di tornare nei prossimi incontri, anche complicate e difficili per il mondo del lavoro. Il numero e la provenienza degli stilisti ormai è molto cresciuto, ci sono stilisti statunitensi, messicani, africani, giapponesi, di tutto il mondo. L'arrivo delle fibre artificiali ha cambiato i costi, perché le fibre artificiali costano meno. Calcolate che oggi si valuta che le fibre artificiali siano il 60% delle fibre impiegate nell'abbigliamento. Se voi guardate le etichette degli abiti che avete addosso, vedete poliestere, poliammide, eccetera. È un po' tramontato, ma non del tutto, l'acrilico, perché ha delle controindicazioni sulla pelle, però anche quello è utilizzato.
Le multinazionali della finanza sono entrate a gamba tesa nel mondo della moda e hanno acquisito marchi creati dalle grandi catene. Pensate, solo H&M che ha una settantina di marchi, Inditex che è quello che possiede Zara, anche quello ha una settantina di marchi. Questo vi dice che la moda non è più solo una questione di creatività, ma è soprattutto una questione di finanza. Occorre anche ripensare il sistema della moda, perché con l'esplosione delle fibre artificiali la moda produce, e con la moda low cost che produce ogni anno per sopravvivere, per i motivi finanziari che abbiamo detto, tonnellate di abiti sempre diversi ad ogni stagione, si producono una quantità di tonnellate sia di abiti invenduti sia di abiti usati, rapidamente degradati e andati nelle discariche. Oggi ci sono alcuni paesi del terzo mondo che sono letteralmente invasi dagli scarti dell'abbigliamento del mondo occidentale. Sul deserto di Atacama, sulle periferie delle città dell'Africa, soprattutto Accra, in Ghana, alcuni stilisti hanno cominciato a dire: ripensiamo la moda, compriamo abiti con tessuti di migliore qualità, cambiamoli meno spesso in modo da garantire anche il nostro ambiente. Grazie dell'attenzione, do la parola. 20 minuti. Allora, ringraziamo Antonella perché già questa relazione ci ha dato, spero che abbia dato, una serie di stimoli importanti, per esempio il rapporto tra moda e altre arti, cioè la pittura del passato, i movimenti artistici, la Schiaparelli per esempio si rifaceva al surrealismo e anche a società del passato, pensate allo stile impero, che si rifà all'antica Grecia, quindi questo nesso comunque con la storia c'è sempre. L'altro spunto è quello del rapporto tra abbigliamento maschile e femminile. Abbiamo visto che c'erano forme di femminilizzazione, se così si può dire, nel Settecento, ma pensate oggi in cui questa offerta di un maschio diverso passa attraverso la moda, il maschio con la gonna piuttosto che con i tacchi, eccetera. Poi voi immagino che su queste cose elaboriate, pensiate. Il rapporto tra moda di massa e il lusso, perché comunque c'è sempre questo rapporto. Il discorso con riciclo, no? Tutti i temi estremamente importanti che speriamo anche di sviluppare in prossimi seminari. Do ora la parola a Cristina Melazzi, che è una ricercatrice, sì, del museo, cioè che ha fatto un enorme lavoro insieme a Pierangela Maggi, che è qui, anche lei, sulla storia delle operaie tessile, delle chiese e del Comasco, che poi è confluita in questo archivio di questo museo estremamente interessante. E qui quindi un'altra sfaccettatura, quella dei diritti, perché voi farete varie, probabilmente professioni, imprenditrici, stilisti, alcune saranno impiegate in case di moda. E il tema dei diritti, dello sfruttamento, anche delle lotte quando sono necessarie, penso sia un altro dei temi importanti. Grazie. Grazie di essere qui e spero che riusciremo a risvegliare l'attenzione anche di qualcuna che era probabilmente si è svegliata presto stamattina. Allora, ricordate che ha parlato di colori la relatrice che mi ha preceduto, e ha parlato di acrilico e di tessuti che si degradano e che sono molto fastidiosi al tatto. Noi parliamo della seta, abbiamo detto la seta tra le mani, e vi invito ad immaginare quindi un contatto molto morbido, piacevole,
su un tessuto prezioso, come abbiamo sentito da Antonello Olivieri. Benissimo, dopo aver evocato questa immagine, dimentichiamola, perché noi qui parliamo di tutt'altro. Qui noi parliamo dell'altra storia della seta, in particolare di quella, scusate, non è il nostro computer. Così? Va bene? Va bene, l'altra storia della seta, che è una storia al femminile. E nell'ambito dell'industria tessile, la seta effettivamente ha rappresentato una storia assolutamente importante, decisiva, soprattutto in Lombardia e nel territorio lariano, Lago di Como, Brianza e zona del Lecchese. È importante per i grandi profitti, i grandi numeri, la grande produzione, quindi per valenza economica, ma importante soprattutto per impatto sociale, per costi sociali. È proprio questa l'altra storia della seta. Ecco, è una storia che ha coinvolto un grandissimo numero di persone, soprattutto donne di famiglia contadina. E in questo caso il sottotitolo del seminario che Unione Femminile propone oggi, il lavoro donna, è del tutto appropriato. E saranno soprattutto le donne contadine, le donne delle famiglie contadine, la popolazione femminile di campagna, che vivrà sulle proprie spalle, che sconterà in prima persona quello che è stato un grande processo, a cui ha accennato anche Antonello Olivieri, quello cioè della trasformazione dal mondo agricolo al mondo industriale. Ecco, la seta, la manifattura serica, ha rappresentato proprio l'anello di collegamento fra questi due mondi. Scusate, ho un raspeghino. Ok, e come aveva detto già Antonello Olivieri, inizia la seta a... La produzione, la manifattura serica inizia come manifattura domestica, integrativa alle campagne, alle attività agricole, ma poi si sviluppa in particolare nelle chiese, dove abbiamo un'industrializzazione precoce, tanto che alcuni studiosi parlano di Lecco come di Manchester dell'Italia, ok? Ecco, si svilupperà a partire dal secondo Settecento, e assumendo caratteri proprio di vera e propria proto-industria, che poi raggiungerà il suo sviluppo massimo attorno agli anni 40 dell'Ottocento per proseguire nel primo Novecento, in realtà con punte che arriveranno anche nel secondo dopoguerra, nonostante le crisi, quindi con alterne vicende, ripartenze, fermate, eccetera. L'opificio serico di Garlate, che forse andrete a visitare, no? Se ho capito, e di cui abbiamo lasciato vari dépliant anche in fondo, rappresenta un po' questa parabola, perché viene fondata a Garlate, siamo a pochi chilometri a sud di Lecco, sul lago, dove il lago ritorna Adda, nasce come filanda nel 1841 e resterà tale fino nel 1932, poi però si trasformerà e alla fine, con la chiusura definitiva di tutte le altre filande, filatoie, opifici serici degli Abeg, questa famiglia da Svizzera, che aveva fondato questi opifici in Italia, finirà nel 1950, ecco, chiuderà nel 1950. Un passo indietro, questa stampa che trovate al museo raffigura l'episodio citato da Antonello Olivieri del 552 d.C., siamo a Costantinopoli, l'imperatore Giustiniano. Ma mi interessa mettere a fuoco lo sfondo, dove voi vedete già rappresentata la parabola del ciclo della seta, perlomeno delle fasi casalinghe, domestiche. E vedete che sono figure femminili che mettono mano alla seta. Ecco, noi parleremo di questo mettere mano alla seta, in modo particolare la seta che viene trattata dalle mani delle donne. Qui vedete sulla sinistra, qui la raccolta del gelso,
le foglie del gelso sono quelle che sono l'indispensabile nutrimento dei bacchi, qui c'è l'allevamento dei bruchi, i bacchi che si sviluppano nell'arco di un mese circa, allevandoli e nutrendoli su queste tavolate nelle case contadine. Qui c'è la cernita e la raccolta dei bozzoli e qui c'è un fornello che alimenta una bacinella di acqua calda dove i bozzoli vengono immersi per riuscire a staccare, a dipanare, a trarre, si dice, no? La trattura della seta, a trarre il filo che poi diventerà, si avvolgerà sulle aspe e diventerà appunto filo di seta. Ecco, sappiamo appunto che è di produzione animale, la seta deriva da un lepidottero, un insetto, guardate, comincia come farfalla, depone piccolissime uova che infatti vengono chiamate semi, il bruco comincia a crescere nell'arco di un mese, appunto circa, viene alimentato tantissimo dalle foglie di gelso, un lavoro faticoso e delicato, alla fine emana una bava entro cui si imbozzola, si costruisce questo sacco a pelo attorno, no? Che è fatto di filo di seta. Dentro il bruco si trasforma in crisalide e per continuare il suo sviluppo bucherà il bozzolo, rovinandolo quindi tra virgolette, per poi rinascere come farfalla e il ciclo ricomincia. Ora, per utilizzare il bozzolo intero, cioè non bucato, occorre uccidere la crisalide. Quindi ci sarà un'operazione di stufatura o essiccatura dei bozzoli, delle larve, che completerà, che permetterà di ricavare la seta dal bozzolo. Ecco, qui molto schematicamente vedete le fasi principali della manifattura serica. Le prime quattro sono quelle che si svilupperanno particolarmente nelle chese e nell'area lariana, mentre le altre più nel comasco. E la trattura, come vi dicevo, è quella che prevede di trarre, di dipanare il capo del filo dal bozzolo, poi le lavorazioni successive servono a rinforzare, doppiare e torcere il filo per renderlo atto alla lavorazione successiva. Ecco, e gli darà la giusta consistenza e resistenza. Ecco, l'operazione di trattura della seta veniva nelle filande e quindi da qui la denominazione per le operaie che ci lavoravano di filandere, filandine, filer, con delle sottosezioni a seconda dei compiti che poi avevano all'interno della filanda. Abbiamo detto una popolazione soprattutto femminile e soprattutto contadina che si occupava delle prime fasi di lavorazione. Ecco, è importante sempre tenere presente che il grande sviluppo della sericoltura poggia sulle spalle del lavoro domestico dei contadini, in particolare delle donne, ma non solo, perché gli uomini erano impegnati, per esempio, a tutta la fase che riguardava la gelsicoltura e a quella appunto del fornire le foglie. Guardate, la grande trasformazione della seta, della sericoltura, porta a un cambiamento anche del paesaggio agricolo. Le colline si riempiono di gelsi, questo sono gelsi a Cernusco in provincia di Como negli anni più recenti, e nelle chese viene invaso, il paesaggio viene invaso. Un dato, per esempio, nella provincia di Como tra il 30 e il 40 dell'Ottocento abbiamo 20.000 quintali, si producono 20.000 quintali di bozzoli e i gelsi erano praticamente 3 milioni 15 piante a testa per la popolazione. Questo per dire la grande invasione, il cambiamento anche del paesaggio. E poi invece nell'altra immagine vedete un castello di tavole di bacchi su cui appunto venivano alimentate e crescevano per circa un mese dentro la casa contadina. Questa c'è una testimonianza di una donna che avevo intervistato, diceva: noi quando c'erano i bacchi
dovevamo star fuori, dormivamo in qualche modo e mangiavamo fuori nel portico con la polenta in mano su cui magari pioveva, perché dentro c'erano i bacchi che bisognava trattarli benissimo, mantenerli a temperatura costante, ed era un lavoro soprattutto delle donne. Proviamo ad ascoltare la testimonianza di Maria, un gran lavoro, fare una cosa, un bambini a fare di papà andava a tagliare i rami del non si sente col ecco mi dispiace poi comunque magari ve la noi io mia madre io e mia madre e mia sorella a darli da mangiare e pulirli dopo quando i bossi non si possono lasciare più di 8 giorni perché è meglio sospendere perché non si sente ve la dico io un attimo e dice, sai che gran lavoro che c'era, io, mia mamma, mia sorella, tutte eravamo implicate, gli uomini per il gelso, era faticosissimo, era un compito impegnativo ed era anche, era un compito che durava nell'arco del mese di maggio, grosso modo, un 30-40 giorni, quindi fra poco era già la stagione dei bacchi, diciamo. Ed era anche rischioso perché i bacchi potevano andare a male, potevano ammalarsi, si tratta di cose vive, erano piccoli animali insomma, no? Potevano essere assaliti dalle formiche, dai topi, potevano prendere freddo, un'altra testimonianza diceva, e davano più retta a tener caldo i bacchi che tener caldo noi bambini, no? Avete visto nell'immagine di prima, è vicino al camino, insomma, bisognava tenere una temperatura costante e poi era pericoloso per le donne, vedete questo ex voto del 1850, una donna che cade dalla scala, dallo scalotto che conduceva al castello di Tavole dove venivano allevati i bachi e del resto era però un lavoro indispensabile perché comunque nel bilancio contadino magrissimo almeno la piccolissima entrata in denaro data dall'allevamento dei bachi che spesso in realtà veniva poi azzerata perché bisognava pagare i concimi, pagare va bene, era necessaria, era importante e questa importanza e questa difficoltà di lavoro comportava che ci fossero anche da parte delle famiglie contadine una messa in atto di tutta una serie di precauzioni, regole, superstizioni, preghiere, rituali che erano rivolte al buon esito dei bacchi. San Giobbe e la Madonna erano soprattutto le figure sacre a cui si faceva riferimento. Il grande lavoro dei bacchi si conclude per la famiglia contadina con la consegna in grandi lenzuola bianche, bisognava prendere le lenzuola più belle o i cesti più belli, la consegna dei bacchi puliti a posto alle filande o al grossista. Questa foto è degli anni 30, vedete che arriviamo abbastanza oltre, no? Quella data del 29, diciamo, di Garbagnate Monastero. Cito il Museo Etnografico dell'Alta Brianza, di cui ho portato anche i dépliant, che conserva questa bellissima immagine e rara immagine. Ecco, anche questa è una rara immagine che adesso, che tra poco vedremo in movimento e che vuole, vedete che sono donne, forse in primo piano anche una ragazzina, forse più giovane di voi studentesse, insomma, ecco, provate un po' a immedesimarvi, no? E diciamo che dai campi alla fabbrica si svolge una grande trasformazione, non solo sociale, come abbiamo detto, economica, dall'agricoltura all'industria, ma anche culturale, antropologica. E questa cosa è fondamentale da ricordare. Trasformazione culturale vuol dire cambiamento di mentalità, di modi di vivere e anche di ruoli fissati tradizionalmente. Le donne faranno la spola tra campagna e stabilimento e quindi le donne contadine diventeranno operaie. Questa cosa ha ovviamente un grande valore
valore dal punto di vista culturale storico. Ecco, qui brevissimamente, guardate la prima e l'ultima delle date, ecco, partiamo da metà 600, c'erano 124 mulini da seta nelle campagne lariane e nel 1835 nelle Chese abbiamo 14.000 addetti per la seta, quasi tutte donne. Devo un po' tagliare. Questi sono gli stabilimenti serici in area lariana tra il 1910 e il 1914, filande, filature, incarnatoie, eccetera. Qui è importante segnalare che anche negli anni successivi, anche nel 1911 per esempio, abbiamo quasi 40.000 donne, di cui 8.000 sotto i 15 anni tra gli addetti tessili. In gran parte il comparto tessile è quello della seta, e nel 27 ancora abbiamo moltissime donne, quasi 44.000 donne, più 2.000 erotti a domicilio, e il fatturato e quindi i profitti erano molto alti. Possiamo proseguire. Adesso riprendiamo il titolo La seta tra le mani, però questa volta appunto non è la sciarpa che possiamo toccare, ma è il lavoro di filanda. E questo è un documento straordinario, conservato adesso presso il Civico Museo della Seta Abbe di Garlate, che ci permette di entrare direttamente in un opificio serico, in una filanda del primo Novecento. Siamo a Galbiate, vicino a Garlate, e questa è l'entrata delle donne. Siamo in primo Novecento, i primi decenni del Novecento, forse il 1910 la data precisa, e le donne sono tante, sono donne contadine, entrano, suona, sapete che gli orari sono molto molto elevati, poi li vediamo. Guardate questa, ci sono due uomini che si aggirano a controllare, ma alle bacinelle, ai fuochi, agli aspi ci sono le donne. Ci sono le donne adesso in primo piano. Provate a pensare di essere una di queste ragazze, non erano più grandi di voi, anzi forse più giovani. Guardate i capelli, guardate come sono lunghi, guardate come sono vestite. Passano alle donne più mature il capo del filo che riescono a estrarre dal bozzolo macerato in acqua bollente. C'è una spazzolatura che viene eseguita per smuovere, no, proprio il bozzolo, e quindi prenderne il capo del filo, che è sottilissimo. E questo è un primo piano, vedete la spazzola, le mani nella seta. Questa è un po' l'altra storia della seta, le mani nell'acqua bollente e poi i bozzoli vengono passati. Ecco, dovete immaginare un odore fortissimo, cattivo, un clima malsano, tantissime donne tutte concentrate in questi grandi stabilimenti. Ecco, in qualche modo bisogna dare onore a queste mani nella seta, di donne sconosciute, di cui però riusciremo forse poi a vedere alcuni nomi. Ecco, formiamo le matasse, non so se dobbiamo tagliare o se facciamo tempo. Ecco, vengono avvolte su queste aspe e poi passano in una sala dove le matasse vengono verificate, pesate e preparate per la spedizione. Ecco, vengono pesate. Se il rapporto tra il peso iniziale dei bozzoli, e il filo di seta non corrispondeva esattamente a quello richiesto per quella giornata, se il filato non era del titolo, quindi dello spessore preciso, le donne venivano multate. La paga era bassissima, le multe diventeranno una delle rivendicazioni che nel corso dell'Ottocento e del Novecento le filandiere opporranno agli imprenditori per essere sollevate in qualche modo dagli oneri di questo lavoro. Pagate pochissime, se poi venivano trattenute le multe, a loro restava poco. Ecco, tra l'altro,
possiamo proseguire. Tra l'altro, in un documento si dice che l'insieme delle multe a fine anno l'imprenditore le verserà in beneficenza. Questo, oltre al danno, la beffa, no? Perché invece che darle di diritto a chi le aveva guadagnate. Ecco, queste mani che abbiamo detto dobbiamo onorare in quella visione di prima, molto spesso sono mani bambine. Vi invito a guardare questa immagine. Questa immagine viene dal paese in cui noi abitiamo adesso, Montemarenzo, sopra Garlate, Lecco. Guardate le lavoranti, siamo negli anni 30, non siamo nel profondo 800, ok? Guardate i volti di queste lavoranti, guardate quelle in primo piano. Quanti anni hanno, secondo voi, queste bimbe? Siamo negli anni 30 del Novecento. Qui va citato il volume molto documentato, molto approfondito, di due storici, Ballestrero e Lebrero, che hanno intitolato il loro studio Genocidio Perfetto. Se faccio tempo vi leggo due righe. Nel periodo di maggior sviluppo dell'industrialismo nel lecchese, 40-80, le bambine costituiscono il nucleo della classe operaia dell'epoca. La pubblicistica del tempo declama le agili dita delle bambine come essenziali nel lavoro della trattura per permettere al filo di seta di dipanarsi sottile e senza rompersi. Ad ogni aspo, ad ogni pacinella c'è una bambina coadiuvata e diretta da una maestra. Dai 4 ai 12 anni la bambina viene utilizzata nella filanda, siamo nel secondo 800, e nel torcitoio come elemento base della produzione, indispensabile quanto una materia prima, cosa che consentiva grandi profitti agli imprenditori serici, che spesso erano gli stessi proprietari terrieri che investivano i guadagni dell'attività agricola in stabilimenti serici. Ecco, qui abbiamo dei documenti che arrivano dall'archivio comunale di Lecco, che ho potuto consultare già ai tempi per il mio lavoro di tesi e che abbiamo rifotografato e che illustrano, qui metto qualche nota, ma i documenti sono tantissimi, illustrano le condizioni di lavoro delle ragazze. Guardate questo che abbiamo evidenziato, fanciulle operaie, dalle 5:30 antimeridiane fino a notte, con mezz'ora di riposo per la colazione, grazie, ed 1:30 per il pranzo. Ma non solo, siccome le donne passavano 12-13 ore in filanda, dovevano anche alimentarsi un minimo, quindi era loro concessa una colazione con un pane alle 9, dopo che magari avevano da 3 ore cominciato il lavoro, a pranzo una polenta e alla sera un boccale di minestra. Sì, ma calcolato in media dai 30-35 centesimi che venivano trattenuti sulla mercede. Ok, qui abbiamo dal 69 al 99, nell'arco di 30 anni, molte manifestazioni delle operaie setaiole, come è scritto nei documenti d'archivio, sciopero, una petizione, ancora sciopero, che ottiene di diminuire l'orario di lavoro limitandolo dalle 10 alle 13 ore. Nel 99, 11 ore e un quarto, con possibilità di fermare l'aspa per la colazione, l'aspa vi ricordate cos'è, e di abolire le multe. Passiamo oltre, questo è proprio un documento che a me emoziona e spero che anche a voi emozioni altrettanto. E si parla della petizione del 16 maggio 1872, Lecco, firmata da ben 291 operaie setaiuole. Vedete come è scritto, operaie setaiuole. Ecco, e questa è... sono due dei fogli, sono un bel malloppo in archivio, firmati di prima mano dalle operaie. Molte non erano alfabetizzate, molte erano bambine. Ecco, quello che particolarmente emoziona sono queste firme con la croce, evidentemente analfabete. E però qui ci sono nomi di setaiole. Nomi importanti, possiamo girare, ecco, e che la cartella, giusto, in cui è conservato questo documento è sicurezza pubblica. Ci sono altre cartelle tipo la prostituzione e gli scioperi delle filandiere, questo per dire, ok?
Volevo che guardassimo insieme questa foto di una famiglia contadina. Qualcuna di queste è andata in Finlandia e adesso non so se si sentirà la testimonianza, ve la leggo, la leggiamo insieme. Io le avevo chiesto a questa ex finlandiera, Anna Pirola, nata nel 1903, le avevo chiesto, lei ha cominciato a lavorare da piccola? E lei risponde, a 7 anni, perché mi ha mandato giù alla Finlandia per prendere un soldo, una palanca mi ciapava. E cosa serviva una palanca? E niente, a cosa? Eppure loro, i miei genitori, avevano bisogno anche di quella lì, perché erano poveri, no? Anche essere contadini. Ho cominciato a lavorare da piccola, a 7 anni, perché mi mandate giù a per prendere un soldo, una palanca, come c'è pare. Una palanca la serviva a comprare cos'è, i titelli? Niente, cosa? Eppure loro avevano bisogno anche di quella lì, perché erano poveri, no? Anche essere contadini, ma questo vuole, quindi devo dire sempre lo stesso. Ecco, le bambine, ma non avevano una tutela? Allora, nel volume di Levrero e Ballestrero che ho nominato prima, sono riportate le inchieste ottocentesche che indagavano sulla situazione del lavoro anche infantile e ci sono proposte di legge, vengono sempre accantonate, respinte, eccetera. È del 1886, noi abbiamo parlato di anni anche precedenti, che esce finalmente la piccolissima legge sul lavoro dei fanciulli, la più tarda, la più povera, la più incompleta e spesso aggirata legge in Europa. E se leggete, insomma, erano ben poche le concessioni, insomma, no? Che comunque questa legge prevedeva. È invece del 1902 quella che tutela il lavoro femminile, però nel 1903 ho trovato che il 28% di operaie sotto i 15 anni era tenuta a 11-12 ore di lavoro come le più grandi. Ecco, approfitto per dirvi, queste piccole note si riferiscono alla bibliografia che poi a fine conversazione vi faccio vedere. Ecco, qui abbiamo l'Ecco, all'Ecco le setaiole si fanno sentire, oltre a quello che abbiamo visto dall'Ottocento abbiamo dei documenti anche del Novecento. Nel 1912 sciopero, questa volta ci sono i rappresentanti degli operai, e poi cosa succede? In seguito a uno sciopero, la sospensione del lavoro negli opifici, le setaiole scendono in piazza, 70 donne vengono arrestate. Siamo nel 17 e in seguito a questo arresto si decide uno sciopero generale, e questo è l'ultimo documento che io ho trovato relativo alle Finlandie di Lecco. E nel frattempo la crisi serica si accentua. Per chi fosse curioso, nel 48 nel Cremonese a Piadena verrà occupata un'altra Finlandia, sono proprio le ultime. Ecco, abbiamo parlato di Anna Pirola, Giuseppina Spreafico è un altro nome che vale la pena ricordare. Questa è una finlandiera di 17 anni che perde la vita in Finlandia e per un incidente, per un nubifragio a Galbiate, è ancora una Finlandia abbe, che credo, e qui per me è importante perché ci sono elencati in questo documento che elenca chi ha subito l'incidente. Sono elencati i nomi e cognomi delle donne. Solo in fondo c'è il nome di un ragazzo di 23 anni, Rotto Giuseppe, che faceva il fabbro, il manutentore, eccetera. Ecco, la cosa sconvolgente di questo documento è che oltre ad avere il nome delle finlandiere, noi abbiamo anche l'elenco della loro situazione fisica e morale, e quindi vengono elencati come condizione sociale e fisica, scusate, un quadro desolante. Di ognuna si dice povera, miserabile, povera e incinta. Ok, ecco, qui c'è anche il corrispondente della cifra dei riferimenti, dei risarcimenti che vengono elargiti nel caso di questo incidente. Possiamo... Ecco, un altro documento del 34, quindi siamo già
in questo, insomma, siamo già in Novecento inoltrato, e si cita la fanciulla suddetta, una bimba di 12 anni, a cui la scuola e il comune certificano la possibilità di andare a lavorare, essendo lei intellettualmente incapace. E questa è la scuola, l'istituzione, che documenta questa realtà. Ma come mai bisognava mandare così giovani le bambine a lavorare? Perché possiamo andare avanti? Eravamo in 9 in famiglia, cioè 9 figli, poi il papà e la mamma. E allora bisognava lavorare. Le mie sorelle le avevano mandate giù a Pavia a servire in famiglia, insomma. La mia mamma faceva la casalinga, però è andata anche in Filanda, anche dopo essere nata anche me. Mio papà faceva il contadino. La mia mamma ha lavorato anche lei lì, ha lavorato anche lei in Filanda. Lì a lei, lavorava lì proprio lì a Carlate. Quando è stato il momento di andare in Filanda, siamo andati in Filanda. A 12 anni sono andata in Finlandia a lavorare. E io ero piccolina, avevo 13 anni, mi hanno mandato a lavorare su a Fiume Latte. A 11 cominciavo ad andare a lavorare, a guadagnare qualcosa, perché non ce n'erano. E allora siamo andati in Finlandia, mi hanno preso lì. E a 12 anni si andava a lavorare. Ho fatto gli anni al 13 di maggio. E al 1° di giugno sono andata in Finlandia. E se era abituale, era che era mia le mie che scrivere, mia che là. Le bisognava abituarsi. Io e un'altra mia sorella, seconda mia sorella, ha lavorato un po' anche lei in Finlandia. E le altre tre lavoravano a Iruno. Loro lavoravano in officina. Le mie sorelle lavoravano anche loro al filatovio. Sì, sì. Ecco, ma come si faceva a reggere questa situazione così pesante? Le ragazze erano giovani e passavano tantissime ore nel tragitto. Parlava Antonella Olivieri di Crespi, no? Per non far... No, le filandiere invece dovevano fare ore di cammino, oltre a quelle di lavoro. Durante il tragitto si trovavano insieme e questa... consorteria di sorte, era un'occasione anche per scambiare parole, pensieri e anche per esprimerli, io dico, con la voce della cultura popolare, cioè attraverso il canto. Ecco, canti della tradizione, ma anche canti nuovi che parlavano della condizione di fabbrica. Per questo dico, erano delle rapper ad allora, no? Perché parlavano di loro stessi. E quindi erano piccole, giovani, e quindi dicevano, mamma, tienimi a casa che non ho più voglia di andare in Finlandia. Oppure quelle più ragazze cercavano di salvarsi sposando il primo che capitava, no? Questa è una... Mamma mia, mi sospirfa nel sacchia pastuita rimbalò che mi è capita nei ritropi di Gesù. Ecco, passiamo oltre. Ecco, ancora le mani. Ho voluto riportare questo, che è un canto che dice proprio: ragazzi, se volete venire a corteggiarci, noi venite da noi filiere, abbiamo bisogno, abbiamo voglia, ci piace, l'amore è una cosa importante, ma non guardateci le mani, non guardateci i colori. Ecco, mi ricordava i colori citati da Antonella, no? Quelli dei broccati, perché la caldaia, perché la Finlandia ci consuma e ci fa male, ci rovina. E andiamo avanti perché il tempo è poco. Che chi cantava si lavorava più, si lavorava di più, perché il pensiero era più sul lavoro, non che si pensava a tante cose magari. Sì, sì, e cantavi belli anche. Perché da cantare mi fa, mi fa anche i dous, che le canzucche di oltre mi fa i dous. Vai, finito. Ecco, questo, se abbiamo tempo lo facciamo sentire, ditemi voi se è possibile. Non dico niente, leggete e ascoltiamo. Io cantavo con lei, mi dava mai da lei, passai il 10, passai il 20, passai il 20, se mettevo ciò qui nel 2 mesi, me lo pagò. Allora, c'erano quando veniva il padrone di Filosa, con tutto il direttore, il suo gioco, il scurino, il suo
E lui cominciava a chiudere il padrone con la borsa dei tre, e ne va dai danni. Perché una madre andava a dire, chi guadagna? E lui andava a fare la parte del padrone, spiccia in che vuot, ti darò a te tambot. E lui diceva, e lui appunto, Marietta cara, ho detto l'interesse la già fa che me da dai danni, chi guadagna l'interesse la già fa che me da dai danni, chi guadagna. Ecco, stiamo concludendo. Questo è un altro canto, possiamo anche non sentirlo. Volevo, qui si dice proprio, questo è un canto che ho raccolto io a Tremezzo sull'altra sponda del lago nei lontani anni 70, un canto fatto dalle ragazze che vogliono mettere una croce sulla filanda, anzi sul filandone, e non andarci più. E alla fine mi dicevano, sì sì, l'abbiamo inventata noi, la cantavamo e poi andavamo ancora, perché non potevano farne a meno. Ecco, finiamo, no, non facciamola sentire. Ecco, mi preme dire questo, richiamando quello che era stato detto all'inizio, che abbiamo noi parlato, cioè di vite comuni, che sono comunque importanti nella grande storia, tanto quanto quelli che verranno citati dalla prossima relatrice, perché sono donne, vite singole, vissute direttamente e che hanno fatto della seta una grande industria. Ecco, quindi io spero che adesso vi resti questa impressione nuova di che cosa può aver voluto dire per tante donne avere la seta tra le mani. Ecco, per la generazione di oggi credo che la memoria storica di questi diversi passati sia fondamentale, importante, perché valorizza anche la vostra professione, il vostro futuro. Una maggiore consapevolezza è importante, è preziosa per voi. Grazie, queste sono le fonti consultate, i musei che vi invito a visitare, che trovate anche nello specimen, nella brochure che vi abbiamo distribuito. E queste sono un po', vedete che sono consumati, perché da anni consulto questo genere di fonti. Grazie, abbiamo finito, volevo ringraziare. Volevo ringraziare Graziano Morganti, mio marito, che mi ha aiutato per tutta la parte tecnica. Grazie dell'attenzione. Allora, ringraziamo caldamente Cristina Melazzi proprio perché ci ha portato a conoscere anche il lato oscuro del lavoro, quella parte che spesso... quella parte... quella parte che spesso viene omessa, e anche adesso sappiamo quanto sfruttamento ci sia dietro la moda, no? L'altra faccia di questa produzione. E anche per quello che ha detto, come vedete, le vite diventano storie, il singolare diventa il collettivo, no? Quindi abbiamo visto queste filandere, però ci restituiscono, no? veramente una fase della storia d'Italia e delle donne e della loro fatica, che però in qualche modo era compensata poi da queste forme di creatività, di solidarietà che riuscivano a attuare. Adesso sentiamo invece la professoressa Elisabetta Merlo del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi, e che ringraziamo molto, e se
alla fine del suo intervento avete qualcosa da chiederle, magari lo facciamo subito, perché poi lei deve comunque andare perché ha altri impegni. E quindi lei ci parlerà appunto anche lei di questi temi generali attraverso il caso di due sarte famose. Credo che basti il microfono. Ah, ok. Ok. E devo aprire la presentazione qui? Sì. Ok. Allora, la mandiamo magari così. Ok. Allora, intanto... mi riaggancio alla relazione che mi ha preceduto per, se mi posso permettere, dare ancora più valore a questa bellissima storia. Delle... Sì, ok, mi sono spostatissima. Va bene. E per presentarmi, io non ho studiato così approfonditamente la storia di queste, della sete, delle filande nel lecchese. L'ho studiata però da un'altra prospettiva, e cioè, come avete notato, in questo discorso ricorreva continuamente il termine filande, non la tessitura. La tessitura è una, cioè raramente in Italia o in alcune situazioni particolari come quella di Como, si prendeva il filo prodotto in queste fabbriche, lo si portava nelle tessiture e si era in grado di passare dal filo al tessuto. E allora che fine faceva tutta questa grande produzione? Andava prevalentemente sui mercati esteri, qui stiamo già parlando della fine dell'Ottocento, andava prevalentemente in Francia, dove c'era Lione, che si era già affermato come grande centro internazionale della produzione di tessuti di seta molto pregiati, e per questo come dire, il filo di seta italiano era molto ambito. E perché allora ancora, come dire, porre ancora una maggiore enfasi su questa storia? Perché in questo modo ci diciamo che il lavoro di queste donne stava dietro a una delle voci più importanti della bilancia commerciale italiana. Cioè era in grado di generare un surplus attivo in quella bilancia commerciale italiana. E quindi nel mercato internazionale che cosa succedeva? Che l'Italia acquistava credibilità perché un paese che esporta è un paese che incamera delle risorse finanziarie da quelle esportazioni, e quindi è un paese che come dire, può pagare le importazioni di tutto quello che ci serviva per industrializzarci in altri settori. Quindi questo lavoro di queste persone, di cui solo di poche conosciamo il nome, e grazie a Dio hanno raccolto le testimonianze, perché immagino che molte di loro ormai non ci siano più, sta dietro a questa faccia macroeconomica della storia dell'economia italiana. Io sono una storica dell'economia, la mia formazione è economica, poiché ho speso gran parte della mia vita professionale, nonché da studentessa, in Bocconi. Sono anche una storica dell'impresa, e all'interno di questi due grandi ambiti che dialogano strettamente fra loro, storia dell'economia e storica dell'impresa, mi sono ricavata una mia nicchia che riguarda la storia dell'industria della moda, la storia dell'impresa della moda, diciamo così, come sono nate le imprese della moda italiane, che oggi rappresentano dei grandi marchi a livello internazionale. Quindi questo per quanto riguarda la mia presentazione, la mia formazione. La mia presentazione è molto più povera di quella, me ne scuso, di quella dei relatori che mi hanno preceduto, forse è anche un po' sbrigativa, metto le mani avanti, so che nel pubblico sono presenti storiche del tessuto, quindi saranno sicuramente molto più afferrate di me in alcuni argomenti, però insomma provo a spiegarvi
Fare che cosa? Ecco, per di più abbiamo usato una versione della presentazione che contiene i miei appunti, che sono quelli in rosso. Non mi ricordo più esattamente cosa ho scritto nei miei appunti, ma spero che siano presentabili. Non avrebbero dovuto esserci, ma pazienza. Allora, confrontiamo due personaggi, Rosa Genoni e Chanel, che in genere, facendo un'operazione, diciamo così, un po' audace, perché in genere non vengono tanto affiancati l'uno all'altro. La questione, l'argomento di cui questi due personaggi ci parlano, ed è la ragione per cui li abbiamo affiancati, sono due personaggi che si collocano entrambe alla frontiera dell'innovazione nella storia della moda. Una opera prevalentemente, Rosa Genoni, prima della guerra, l'altra opera prevalentemente dopo la Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale che comunque segna una grande discontinuità, perché è il momento in cui storicamente le donne entrano in fabbrica e ci entrano fondamentalmente per sostituire la manodopera maschile, che è prevalentemente impegnata al fronte a combattere, però c'è bisogno di qualcuno che produca per la guerra. E quindi prevalentemente entrano, per esempio, nelle fabbriche che producono munizioni, perché oltretutto appunto le mani, come servivano per maneggiare sottile filo di seta, servono anche per maneggiare i piccoli proiettili. Quindi un momento di grande discontinuità che segna drammatico, che segna però una discontinuità, perché è un momento di emancipazione per le donne, è un momento in cui anche l'abbigliamento cambia molto, e anche se dopo la Prima Guerra Mondiale molta della manodopera femminile dovrà ritornarsene a casa, però molte delle conquiste che si sono realizzate in tanti ambiti, le donne cercano di tenersele strette. Quindi due figure che ci consentono di capire il modo di concepire il ruolo della donna e la funzione della moda nella società in un momento storico molto, diciamo, più straordinario e interessante, qual è quello a cavallo fra le due guerre, fra la Prima Guerra Mondiale, prima e dopo. Allora, Rosa Genoni, non vi sto a ricostruire il profilo biografico di Rosa Genoni, perché lo trovate benissimo su Google. Vi segnalo il portale degli archivi della moda del Novecento, realizzato dal Ministero dei Beni Culturali in occasione del 150° anniversario dell'Unità Italiana, che contiene un suo profilo bibliografico, qualche documento d'archivio, insieme a quello di molti altri. Allora, qui la vediamo raffigurata in una delle sue creazioni, la vediamo al tavolo di una importante riunione internazionale, in cui è l'unica diciamo donna italiana a rappresentare la partecipazione ai movimenti femminili politici che si stavano molto rapidamente attivando nell'Europa di quel periodo. È schierata a favore della pace, assolutamente, quindi questi movimenti femminili anche prendono posizioni politiche molto chiare. È di origini molto umili, arriva a Milano appunto come tante donne nella grande città, perché c'era bisogno di lavorare. Milano è un trampolino di lancio, da Milano va a Parigi a fare un periodo, come oggi gli studenti che vanno all'estero per trascorrere un periodo, perché è Parigi, perché ovviamente in quel periodo Parigi era la capitale della moda, già si era affermata in tal senso, quindi se uno vuole imparare delle cose, avendo lavorato nelle sartorie milanesi, là doveva andare. Quindi l'idea della Genoni, che esprime attraverso la sua anche attività politica, la sua attività di insegnante all'umanitaria, la sua attività di scrittrice, è che la moda ha un significato politico molto profondo. La moda è uno strumento per costruire un'identità nazionale. Questo lo capisce benissimo andando a Parigi, perché Parigi si è già portata avanti in questo discorso a livello internazionale, non solo in Europa, ma ormai anche negli Stati Uniti. Parigi è associata non alla moda, questo discorso è ormai superato, Parigi è associato all'alta moda, quindi si è già ricavata un settore, un marchio.
un trademark, un country of origin, cioè un marchio che è come il nostro made in Italy oggi. Per Parigi, per la Francia, non è più la moda, è l'alta moda, l'haute couture. E su questo si è strutturato un sistema, cioè gli atelier che producono moda, le sfilate che sfilano periodicamente, quindi è stata organizzata anche la stagionalità delle collezioni che si alternano, la stampa specializzata, i buyer americani che vanno lì per comprare, insomma tutto un sistema si è articolato intorno a questa storia. Torna in Italia e la sua idea è che in Italia si possa provare a trasferire, ad applicare questo modello. Quindi il problema è però intanto differenziarsi da Parigi, in qualche maniera, e però fare anche Parigi, cioè Parigi come aveva costruito questa immagine? L'aveva costruita valorizzando, capitalizzando la storia della corte di Parigi come sede della corte, quella che era stata spazzata via dalla rivoluzione francese, però che alla metà dell'Ottocento, secondo impero, torna in auge. E dunque la Genoni ha come dire, il problema di trovare una matrice culturale della moda italiana, in un paese che è caratterizzato come l'Italia da profonde divisioni. L'unità c'è già stata, sì, certo, però siamo all'inizio del Novecento, fondamentalmente l'unità economica non c'è perché il paese presenta al suo interno dei grandi divari, l'unità politica così, insomma, ci sono ancora tante come dire, barriere da superare in tal senso, e da questo punto di vista la creazione di una moda italiana assume in Italia un valore ancora maggiore dal punto di vista politico, culturale e sociale di quanto non avesse in Francia. È una profonda conoscitrice della storia dell'arte italiana, perché ha studiato. E che cosa recupera allora? Recupera il Rinascimento. Il Rinascimento come momento in cui l'Italia a livello internazionale era assoluta, indiscussa culla di ogni espressione artistica. E siamo nel momento in cui Francia e couturier rivendicano la loro come dire, identificazione con l'arte. Siamo artisti e quindi applichiamo il copyright alle nostre produzioni, perché siamo artisti, non siamo sarti qualunque, noi ci siamo elevati ancora un po' più in alto. Come recupera questo modello? Qua è il famoso abito che si intitola La Primavera, che si ispira alla Primavera del Botticelli. Ci sono qui il quadro nel suo insieme. L'abito realizzato da Rosa Genoni prende proprio ispirazione dalla figura della primavera in questo dipinto. I ricami che fa applicare su questo abito sono ricami che proprio si ispirano al modello della primavera di Botticelli. Lo espone, qui lo vediamo alla destra, nel padiglione dell'esposizione internazionale del 1916. C'è una vicenda un po' così, insomma, il padiglione va a fuoco, viene ricostruito, comunque poi questo è l'esito finale, e l'esposizione internazionale di Milano del 1926 è internazionale, è un'enorme vetrina sul mondo, quindi aperta al mondo, aperta ai visitatori internazionali, quindi è una bella occasione per esporre un tentativo di nascita della moda italiana. Fa tante altre cose, un mantello ispirato al Pisanello, qui abbiamo un mantello ispirato all'Adorazione dei Magi, indossato da un'artista drammatica, quindi anche qui l'idea di promuovere la moda facendola indossare a dei testimonial d'eccezione, di grande richiamo, come le artiste drammatiche. Qui vi ho portato l'Adorazione dei Magi per darvi un'idea della sua grande padronanza della storia dell'arte. Non va a scegliere l'Adorazione dei Magi a caso. In questo quadro che cosa vediamo? Sono raffigurate due ali di spettatori che stanno adorando la nascita di Gesù e quindi la Sacra Famiglia. Un'ala, al centro c'è il mantello a cui lei si ispira, un'ala che è quella che sta alla destra del dipinto rappresenta la tradizione,
con questi abiti drappeggiati, l'altra ala invece rappresenta la modernità, cioè la nuova classe emergente, quella dei traffici mercantili. Il Rinascimento si guadagna questa fama di culla di ogni forma artistica perché i mercanti collocano le produzioni artistiche, artigianali, rinascimentali italiani sui mercati internazionali. E nel fare questo creano una nuova classe economica e sociale che ha bisogno di darsi dei nuovi, un nuovo status e di riconoscerlo, di mostrarlo agli altri, e quindi si veste in maniera completamente diversa dalla vecchia classe, che è quella che vive di ricchezze nobiliari, del possedimento terriero. Vuole esprimere questa, questo nuovo status facendo che cosa? Mettendo in evidenza la fisicità del corpo, il dinamismo del corpo. E se copro il corpo con un lungo drappeggio, come si fa? Non si vede niente di questa cosa. Quindi le calze di seta attillatissime, con colori sgargianti, cucite letteralmente sul corpo, sulla figura maschile, accorcio il drappeggio enormemente, così le metto in evidenza il dinamismo di questa nuova classe emergente mercantile, metto in evidenza il fatto che i commerci sono un'attività economica che implica un'elevata dose di rischio, a differenza del possedimento terriero, e divento talmente spregiudicato, talmente aggressivo, fino ad essere violento, che, come si vede nel dipinto di Vincenzo Foppa, che è qui a Brera, quindi anche abbastanza Botticelli e agli Uffizi, non è che si può tanto lontano, prendo di mira il povero San Sebastiano, con un atteggiamento che è veramente di sfida. Perché San Sebastiano, nel martirio di San Sebastiano, che è uno dei soggetti religiosi più rappresentati nell'arte pittorica, viene qui appunto preso come simbolo del potere religioso, cioè di uno dei poteri tradizionali più forti, più consolidati. Si discute se questi due siano che prendono a freccia il povero San Sebastiano, siano sicari o siano piuttosto rappresentanti veri e propri del ceto mercantile, però fatto sta che c'è questo confronto molto violento e vedete che sono vestiti esattamente e in posa, direi, esattamente come quelli di Botticelli. Quindi Genoni, che domina molto chiaramente i significati, la storia dell'arte, i significati simbolici, pubblica un libro alla metà degli anni 20 che è La storia della moda attraverso le immagini, e soprattutto insegna all'umanitaria, insegna, e nei corsi in cui si insegna cucito vuole che le alunne imparino anche la storia dell'arte, perché non si può cucire bene se sei un ignorante, e lei lo sapeva perfettamente, provenendo a sua volta da una famiglia molto umile. Quindi se vuoi cucire bene, se vogliamo sfornare maestranze, che siano maestranze non solo tecnicamente abili, ma anche colte, perché questo fa la differenza. Allora, come va a finire questa storia? Beh, bene, nel senso che se siamo qui a parlarne oggi, evidentemente ha lasciato delle tracce, maluccio, nel senso che il fascismo l'ha, esilia sostanzialmente, e dal punto di vista ideologico, politico, è chiaramente all'opposto, diametralmente opposto. Quindi nel 1922 sale al potere il fascismo, dal primo giorno diventa sempre meno democratico, sempre più autoritario, una deriva autoritaria sempre maggiore. Fatto sta che Rosa Genoni appunto viene sostanzialmente messa a tacere. Veniamo alla nostra Chanel, semplificazione. Questo è l'abito di Genoni, questo è il tubino nero di Chanel del 1926 su Vogue, si è accorciato, è nero. Fino ad allora mai si era vestito il nero nelle occasioni della festa e nelle occasioni della sera. È un tubino, massimo della concessione un filo di perle. Vogue lo chiama il modello T dell'abbigliamento, facendo riferimento al modello T prodotto da Henry Ford, che era
producetelo come in tutti i colori che volete, purché sia nero e purché sia in un solo modello. La standardizzazione per eccellenza. Mascolinizzazione. Entrano i pantaloni nell'abbigliamento femminile, cosa che già c'era, ma solo per specifiche occasioni, tipo devo andare in bicicletta, allora mi metto un paio di pantaloni non particolarmente attillato. Quindi un'altra grande discontinuità. Che cosa facciamo? Ok, e le gonne si accorciano decisamente, come era stato il tubino, col tubino, aspetto in comune c'è fra questa e l'immagine precedente, ci si mette le mani in tasca, che è un comportamento tipicamente femminile, maschile. Le tasche vengono trasferite dall'abbigliamento maschile all'abbigliamento femminile, perché è un segno di discontinuità, perché era assai spregevole fino ad allora che le donne avessero le tasche, soprattutto quelle ricche, perché non avevano alcun bisogno di avere neanche la borsa, è un accessorio che guadagna fama molto dopo, perché se sei ricca hai chi ti porta tutto per te e soprattutto non hai bisogno di maneggiare il denaro, che è una questione che non ti compete. Ma qui l'innovazione grande è il jersey, e qui le storiche del tessuto sapranno sicuramente dire molto più di me, il tessuto non tessuto povero. Perché è povero? Fino ad allora è stato utilizzato nell'abbigliamento intimo, non nell'abbigliamento esterno. È povero perché non è un tessuto, appunto, la tecnica è molto diversa. Guardiamo oggi noi come siamo vestiti, io per esempio ho solo questo realizzato con la tecnica del tessuto, che è una tecnica di intreccio dei fili, così, c'è una trama e c'è un ordito. I pantaloni sono invece realizzati con la tecnica dell'annodatura, questa giacca è realizzata con la tecnica dell'annodatura, che è una tecnica diversa, cioè è una tecnica, se ci mettessimo a lavorare a maglia faremmo la tecnica dell'annodatura, il telaio a maglia è la tecnica dell'annodatura. Perché è un pochino più povero? Beh, intanto tingo il filo e non il capo finito, che è fa una bella differenza. La differenza l'ha fatta poi Benetton, okay? Che per rispondere prontamente ai cambiamenti del mercato si è messo a tingere il capo, non il filo. Quindi, pop dopo però. In secondo luogo, sbaglio, e sì, insomma, non sono contenta, però disfo e rifaccio, non butto via il materiale, ho il costo del lavoro, ma in quel contesto il costo del lavoro è molto basso e per di più in Italia è stato storicamente ed è ancora oggi più basso che altrove, quindi d'accordo, ok, ho un costo. Sbaglio a tagliare il tessuto, la pezza di tessuto, il problema è un po' diverso, perché se sbaglio in difetto o butto via tutto o aspetto uno che è di una taglia inferiore per riutilizzare quello. Se sbaglio in eccesso può essere anche peggio, nel senso che o aspetto uno che ha una taglia superiore, ma intanto ho delle giacenze di magazzino e questi sono costi, oppure devo ritagliare e quindi produco degli scarti che poi sono difficilmente utilizzabili. E allora il taglio storicamente, le operazioni di taglio storicamente prerogativa maschile, perché i maschi sbagliano di meno, non lo so, sono più affidabili, meno, non lo so, ho dei dubbi, però storicamente è stato così. Quindi un materiale povero, l'idea complessivamente fake, nel senso che utilizzo i bijou, quindi fake forse un po' improprio, però utilizzo i bijou, mi faccio fotografare, questa è lei, ma questo lo faceva già la Genoni, l'aveva capito perfettamente, semplicemente Chanel, ormai qua siamo alla metà degli anni 30, può farsi fotografare da fotografi che sono diventati artisti, quindi è diventato, si è evoluta molto la fotografia. E infine la questione della diversificazione, cioè produco anche il profumo. Perché? Perché l'idea è del total look, non mi vesto solo Chanel, non ho solo la borsa Chanel, ma ho anche il profumo Chanel, e perché mi identifico con quel tipo di marchio, ma c'è anche una ragione strettamente economica che vale ancora oggi, cioè
con la cosmetica guadagno quello che mi rende l'impresa di moda, il marchio di moda sostenibile. L'alta moda, se le imprese della moda viaggiassero solo sull'alta moda, avrebbero già chiuso da moltissimo tempo. Quindi è la cosmetica che tiene in piedi un po' tutta, dal punto che fa la sostenibilità finanziaria dell'impresa. Allora, a conclusione, che cosa, perché mettere insieme questi due personaggi così, che hanno così poco in fondo in comune e che hanno vissuto in due contesti, in due periodi anche differenti, che un anticipa quello che la guerra porterà, l'altra raccoglie quello che la guerra ha lasciato, ma perché sono due personaggi che secondo me ci dicono, ci lasciano un suggerimento importante, un messaggio importante sul quale io continuo a riflettere quando studio la storia della moda in generale, e cioè il valore della democrazia. Perché la parabola di Rosa Genoni inizia a calare quando inizia a calare il valore della democrazia. E Chanel emerge in un contesto che è estremamente diverso da quello italiano dell'epoca. In Italia c'è una dittatura. La Francia certamente soffrirà enormemente della Seconda Guerra Mondiale, però in Francia non c'è una dittatura. Il valore della democrazia come presupposto fondamentale per esprimere la creatività. È un valore che diamo per scontato, coltiviamolo, assolutamente. Il valore della cultura, della conoscenza e dello studio. La moda molto spesso è associata, come dire, alla grande genialità creativa. La storia della moda è la storia dei geni creativi che ce l'hanno fatta. Ma c'è anche una storia che probabilmente non riusciremo mai a ricostruire, che è di fatta di fallimenti, e chissà cosa c'è dietro a quei fallimenti. Forse dietro a quei fallimenti non ci sono solide basi culturali. Quindi è estremamente importante studiare. Studiare è un privilegio, assolutamente. Non è così un privilegio alla portata di tutti, sembra che sia un privilegio, ma non è così. Le statistiche internazionali ci dicono di una grande disuguaglianza anche in questo senso. Ecco, chi può godere di questo privilegio lo valorizzi e lo sfrutti enormemente, perché su questo si costruiscono le basi di tanti successi che sono anche fatti di tante storie normali, e ben vengano anche le storie normali. Allora, ringraziamo davvero anche la professoressa Elisabetta Merlo, soprattutto per questo binomio tra moda e democrazia, che ci sembra veramente uno stimolo importante. Democrazia vuol dire pluralità, molteplicità, libertà espressiva, e quindi è un valore tuttora, diciamo, minacciato e da conservare, anzi ripristinare in alcuni casi. Se qualcuno ha qualche domanda specifica per la professoressa Merlo, se la può fare subito, altrimenti, visto che dovrà andarsene... In realtà mi posso fermare ancora fino alle 12:30, però alle 12:30 mi vedrete schizzare via senza neanche tanti saluti, per cui... Non facciamo fretta a nessuno, però alle 12:30. Altrimenti comunque apriamo, di solito gli adulti lo chiamano dibattito, diciamo delle curiosità, degli interessi, delle cose che vogliate dire o esprimere. Questa è una prima occasione e speriamo di avere ancora molte occasioni per portare avanti insieme, in un modo che possa anche interessarvi, questi discorsi, che crediamo siano quelli che anche su cui voi vi interrogate. Posso un secondo consigliare un bellissimo servizio
Un bellissimo servizio su Rosa Genoni che è stato realizzato da Paolo Mieli per una trasmissione su Rai 3 che penso sia recuperabile su Rai Play, in passato presente, giusto si chiama, ecco. C'è un ritratto molto bello di questa, con tutti questi aspetti economici e politici che la professoressa ha citato. Tra l'altro abbiamo tra noi la nipote di Rosa Genoni, quindi se c'è qualcosa che vogliate chiederle. Ringrazio la professoressa, naturalmente è stato molto interessante. Non so se aggiungere qualche cosa, forse non tanto, poco, molto da aggiungere. Ci sì, sì, la mia nonna, la professoressa ha mostrato la fotografia del primo congresso internazionale femminile dell'AIA. Ed è molto interessante il fatto che Rosa Genoni fosse l'unica italiana su 1136 donne che arrivavano da ogni parte. Pensate, addirittura tre dall'Australia, quindi veramente incredibile. E la Jane Addams, che era la presidente, ha poi scelto due gruppi tra di alcune di queste donne particolarmente impegnate, olandesi, francesi e Rosa Genoni, e questi piccoli gruppi sono andati a parlare con i ministri degli esteri dei vari paesi che erano già praticamente in guerra e hanno cercato di fermare la guerra, ma purtroppo sappiamo bene che non sono riusciti, ma almeno il tentativo c'è stato. E Rosa Genoni è stata una pacifista dall'inizio, addirittura dal quando l'Italia si era imbarcata nella conquista delle colonie, e fino all'ultimo ha avversato Mussolini. Aveva nei confronti di Mussolini una grande antipatia, perché Mussolini aveva promesso, quando era il direttore dell'Avanti, aveva promesso di pubblicare le firme di migliaia di intellettuali che mia nonna e le donne socialiste avevano raccolto, per far capire alla popolazione che l'intelligenza italiana la guerra non la voleva. Invece Mussolini ha fatto quel voltafaccia terrificante, per cui ha lasciato l'Avanti, ha fondato il Popolo d'Italia, è diventato interventista, e quindi poi quelle famose firme che avrebbero dovuto influenzare l'opinione pubblica non sono state mai pubblicate. Ecco, l'unica cosa che vorrei forse ancora sottolineare pochino, che Rosa Genoni si è occupata molto di politica, sempre cercando di aiutare le donne, ha scritto sulla difesa delle lavoratrici, era amica di Anna Kuliscioff, ha scritto sull'Avanti, ha lavorato all'Umanitaria per più di 25 anni, ha preso la medaglia d'oro, si è sempre occupata, accanto alla moda, anche del sociale. Se ne è occupata sempre, e sembra quasi strano pensare che da una parte servisse tra virgolette, abbigliasse le belle signore della società più opulenta di Milano, e dall'altra invece si battesse per cercare di migliorare la situazione delle donne, accorciando i tempi di lavoro, cercando di fare in modo che avessero, per esempio, dopo la maternità dei tempi più lunghi e non dovessero tornare immediatamente al lavoro, una quantità di cose, adesso non vi voglio tediare. Ecco, però forse capisco molto bene il parallelo, però mi piace sottolineare
ulteriormente, la professoressa l'ha fatto sicuramente meglio di me, il fatto che era molto impegnata nel sociale. Chanel, quindi no. Chanel no. Chanel no. No, anzi, con le sue maestranze non avevo una porta. Non ho capito. Ah sì, certo, scusate. Presto noi abbiamo l'archivio Genoni Podrider e se qualcuna delle studentesse un domani volesse fare un lavoro, approfondire, io sono felice di aiutare studenti e studentesse per fare tesi, tesine o comunque cercare materiale. Archivio Genoni Podrider a casa mia è sempre aperto a tutte le studiose, a tutti coloro che fossero interessati a venire a studiare il personaggio. Certo. Vediamo se si sente, se no. Potrebbe forse meglio andare così per la registrazione. Grazie. Studenti, allora è rivolta a entrambe le relatrici. Penso di farmi portavoce dei miei alunni, ex alunni e alunni attuali. Da questa giornata è emerso, diciamo così, uno spaccato della moda che non viene sempre pubblicizzato. Cioè uno spaccato anche di sofferenza, di sacrificio, di duro impegno e duro lavoro, perché questo settore in realtà è così. Cioè a volte nel passato, anzi spesso e volentieri, si è basato sullo sfruttamento del lavoro di uomini e donne sempre costretti per realizzare degli alti profitti contro, diciamo così, i lavoratori in qualche maniera. Però ecco, per lanciare invece un seme di speranza sul futuro e un barlume, diciamo così, di apertura verso il mondo, un mondo migliore, forse è interessante tutto questo che noi abbiamo visto collegarlo con il discorso della moda sostenibile, che oggi è molto un tema molto dibattuto e che è molto caro alle nuove generazioni. Quindi voi come vedete questo discorso di questa sostenibilità ambientale e anche etica? Facciamo rispondere. Allora, intanto devo su questo argomento devo richiamare il fatto che il Comune di Milano ha una sua, come dire, una sua attività dedicata espressamente a questo argomento. Se non mi ricordo male, il sito si chiama Milano Circolare, con riferimento all'economia circolare, che è un aspetto della sostenibilità. Allora, su questo argomento io per la verità mi sono imbattuta più volte in questo aspetto della moda. La mia opinione è che oggi faccio anche parte di un progetto PNRR fra le principali, fra alcune università milanesi, mi riferisco Politecnico, Bocconi, Unibicocca e Università Statale di Milano, che è proprio dedicato alla sostenibilità, articolato qui anche sul Comune di Milano, perché naturalmente è partner, trovate informazioni su questa cosa, articolati in diversi, si chiamano SPOC, e uno di questi è proprio dedicato alla moda. Allora, quando me ne sono imbattuta in passato, mi sono fatta l'idea che c'è una storia della sostenibilità, in generale, ma anche applicata al caso specifico del settore dell'industria e dell'abbigliamento, manca un po' provocatoriamente, lo dico, una storia della insostenibilità, che invece dovrebbe essere scritta, perché i problemi che oggi noi affrontiamo sono dovuti al fatto che in passato, per mancanza di consapevolezza, per mancanza di strumenti adeguati,
per mancanza non giustificabili, non si è, come dire, non si sono applicati metodi di misurazione dell'impatto, quello che chiamiamo oggi impatto ambientale, comunque dell'impatto delle innovazioni. E indubbiamente l'industria dell'abbigliamento è una delle industrie che crea più problemi di sostenibilità. Quindi il problema c'è ed è molto serio. Adesso nell'ambito di l'unico spunto che mi sento di darvi, perché un po' su questo stiamo lavorando grazie a una collega che ha avuto una sensibilità secondo me molto interessante su questo tema, sicuramente avrete sentito parlare del cosiddetto greenwashing, che è il greenwashing, è tante aziende che si spacciano per sostenibili che non sono affatto sostenibili, che hanno fatto della sostenibilità una leva di marketing non facendo niente di sostenibile, anche perché la sostenibilità è molto costosa, è molto costosa. Quindi ha un impatto sui bilanci aziendali notevolissimo. Spesso si tratta di veri e propri processi di riconversione produttiva, insomma, problemi ce ne sono tanti. Ecco, se mi sento di dare un messaggio, è quello che noi stiamo cercando di lavorare, non solo a questo, ma è uno degli aspetti, a sviluppare una sensibilità nelle persone giovani, ma non solo nelle persone giovani, e a dare ai consumatori gli strumenti per riconoscere chi sta facendo sostenibilità davvero e chi sta facendo greenwashing. E questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema di comunicazione, ma anche di formazione culturale nostra. Cioè, io ad oggi ammetto di avere di essere molto impreparata a distinguere tra chi è e chi non è. E si fanno anche i bilanci di sostenibilità, perché le imprese sono tenute a fare anche questo, perlomeno alcune, ma oddio, non possiamo pensare che il consumatore, quando va nel negozio, prima si lega il bilancio di sostenibilità e sia in grado di valutare i criteri con cui è redatto quel bilancio. Ecco, quindi l'avvertenza è certo, c'è l'industria dell'abbigliamento è una delle industrie più critiche, in termini di sostenibilità delle innovazioni. Molti ci stanno pensando, lo si diceva prima, ci sono iniziative molto interessanti a Milano da questo punto di vista, è una sfida del futuro e come al solito non possiamo aspettarci che ci pensino gli altri, dobbiamo noi stessi provare a ragionare su questi temi e farci noi individualmente interpreti del cambiamento. Questo sì, sicuramente. Io però francamente di più non so dire, anche perché questo progetto a cui sto ora, in cui sono stata coinvolta, è partito solo pochi mesi fa, dura 3 anni, magari non so, fra un po' di tempo saprò dire qualcosa di più, saprò essere un pochino più... però ecco, ora mi sento solo di così dire qualche banalità, qualche aspetto generico, però noi che siamo consumatori cerchiamo di diventare dei consumatori più accorti e soprattutto di sviluppare capacità di riconoscere chi è in buona fede e chi non lo è. Grazie. Sì? È un documento che possiamo utilizzare se da un punto di vista realistico, diciamo, sì, di realizzazione effettiva e da un punto di vista anche tecnico, magari economico, è più facile che questo cambiamento derivi dall'offerta o dalla domanda. Giusto, un economista. Può usare il microfono di là? No, questo lasciamolo qua. Grazie. Sì. Ah, ok. Sì, vado. Allora, le imprese in genere fanno due cose. O reagiscono agli stimoli che provengono dalla domanda,
stimoli che possono essere di tipo quantitativo oppure stimoli di tipo culturale. Le imprese della moda, ma non solo quelle della moda per la verità, hanno anche la caratteristica di essere in grado di anticipare il cambiamento, addirittura di dettare i trend. Inizialmente forse solo trend relative appunto ai colori, alle fogge e così via, ma ormai sono diventate imprese molto complesse e questa questione della trend del consumatore, che sta diventando un consumatore sempre più sensibile a questi argomenti, e particolarmente il consumatore giovanile è sempre più sensibile a questi argomenti, allora ci stanno un po' pensando. E secondo me è più facile, qui bisogna fare pressione come domanda perché ci sia il cambiamento, questo è fondamentale, e ci si può augurare che il cambiamento venga anche spontaneamente e autonomamente dall'offerta. Io penso che, come è stato storicamente per altre innovazioni, anche questa, non però nel breve periodo ma nel medio periodo, sia un'occasione per fare selezione fra le imprese. Ovvero, il consumatore poi sarà un po' lui a decidere, però bisogna, chi si fa veramente interprete di questo cambiamento, che è un cambiamento epocale, e chi non si fa interprete. In tutto questo, devo dire, poi bisogna naturalmente dimensionare un po' i problemi. Noi ragioniamo in questi termini, ma se andiamo a vedere e ragioniamo in questi termini perché facciamo parte dell'Europa. Se non facessimo parte dell'Europa, non ragioneremmo in questi termini. Talché avrete capito che io sono un'europeista convinta, ma pur arrabbiandomi spesso. Va bene, però se andate a vedere le statistiche internazionali, non c'è nessuna altra area del mondo che si stia occupando così in maniera così, voglio dire, forte di questo problema. Perché, e purtroppo le altre aree del mondo pesano tanto, perché il Far East pesa tanto su questa dimensione, e non la sta affrontando assolutamente, chiaramente, altro contesto politico, culturale. Allora, la mia idea per rispondere alla sua domanda, non so se sono stata, convincente, è fare pressione dal lato della domanda. Non scoraggiarsi se nel breve periodo non si vedono i risultati, farlo sapendo che rappresentiamo una piccola parte del mondo, ma non per questo rinunciamo. Okay. L'offerta risponde, e nei casi più, avveduti, interessanti, ci anticipa, ben venga. Allora, se posso agganciarmi a questo interessante... Scusate. 3 minuti, sì. Prego. Sì, sentiamo. Scusatemi per questa fretta che... No. Allora, io ho visto che un sacco di aziende nuove o comunque nuovi brand, dove ci sono a capo giovani, modificano il modo di produzione e vendita con la richiesta, quindi ciò che richiede il cliente viene poi prodotto dall'azienda. Secondo lei può funzionare questa cosa, oppure siamo talmente abituati ad avere tutto e subito che questa cosa non può funzionare? Perché siamo tutti abituati ad andare al negozio e dire: voglio 3 paia di jeans, ne esco puntualmente con 5, però li ho subito. Se invece devo magari andare in negozio X e fare la selezione e aspettare magari anche banalmente un mese, secondo me a tanta gente passa la voglia dell'acquisto, anche se ovviamente funzionerebbe più a livello di sostenibilità, perché ci sarebbero meno capi invenduti. Secondo lei può funzionare?
E allora, se, allora io mi spero, cioè spero che funzioni, questo è il, quando dico che ci vuole un cambiamento culturale ci vuole proprio questo, ci vuole proprio questo. Perché siamo arrivati a questo modello di consumi? Perché allora intanto perché siamo pienamente partecipe di questo processo di globalizzazione che si è realizzato negli ultimi decenni del Novecento, che ha recentemente subito una battuta d'arresto per via delle pandemie, forse ne subirà altre ancora per via di fattori geopolitici più, però di fatto siamo stati come sommersi dall'offerta, da un'offerta estremamente diversificata in termini di prodotti, di prezzi, di qualità e così via. L'altra cosa però, prendendola ancor più da lontano, ricordiamoci la generazione dei miei genitori, che è una generazione che ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto la povertà degli anni fra le due guerre, genitori, devo dire, di certamente non una famiglia ricca, tutt'altro. Cioè, vi rendete conto cosa deve essere stato per loro dopo la Seconda Guerra Mondiale, poi il cosiddetto boom economico? Voglio dire, la possibilità di esprimere attraverso il consumo non tanto la ricchezza, non soprattutto la ricchezza, ma il fatto di essersi lasciati indietro questo terribile passato. Io lo ricordo nelle loro testimonianze, che erano testimonianze di contrapposizione tra il prima e il dopo. Ecco, forse la nostra cultura di consumatori sfrenati è un po' ancora, come dire, l'ultima espressione di quel pezzo di storia, e però siamo anche in una fase in cui forse questo consumo sfrenato ci è venuto un po' a nausea. E quindi, non so, io per esempio nei miei figli, che sono un bel po' più grandi di voi, vedo già, e quindi anche nei figli dei figli, vedo già una, come dire, effetto di cambiamento rispetto a questo. Un pochino un effetto di riflessione, di maturazione, di una nuova cultura del consumo. Bisogna quindi come consumatori esercitare la nostra pressione. Secondo me quel modello però è un modello interessante, molto interessante, dal punto di vista della sostenibilità. Ragazzi, io... Permettete una nota, cioè, nel senso che mi è capitato, anche in anni abbastanza recenti, di aiutare a approvare la legge sulla canapa. E cito la canapa perché l'Italia, fino al 1955, c'erano 100.000 ettari di canapa, cioè fino al 1940, poi è andata decrescendo, poi c'è stata la questione che è anche stupefacente, eccetera. Però la canapa, come per esempio io ho visto in Valsassina, al museo di Premano, ci sono dei camicini sottilissimi canapa. La canapa è una stupenda pianta che non prevede chimica sostanzialmente, mentre il cotone necessita di chimica. Allora, per tutti i motivi, cioè poi, quando sono arrivate le fibre che vengono dal petrolio, un'altra volta mi trovo, ieri sera eravamo in dibattito, il petrolio ha dominato l'economia del mondo. La canapa in Italia, attualmente, dopo la legge del 2016 che è stata approvata perché avevamo bisogno per gli isolamenti, perché abbiamo ditte che fanno isolamenti in canapa per le case, per esempio. Ma la canapa, come sapete, è per medicinali, alimentazione, vernici e biocarburanti. In Europa, l'Italia nel canavese ha la qualità carmagnola, che è quella purtroppo con il più alto tasso di THC, insomma. E quindi la Francia ha fatto approvare un THC minimo che è difficile fare in Italia. Comunque, vabbè, queste sono questioni interne all'Europa, perché la professoressa citava l'Europa, sono dei dibattiti da fare. Questa è una domanda da fare. Tessuti in canapa che risolverebbero, ma in maniera consistente, il problema della,
del giro dell'economia verde. Mi permetto di suggerire questo perché avete discusso di tessuti, questa sarebbe la base fondamentale per l'Italia. Certo. Stanno lavorando un sacco, solo che è un progetto che va della canapa, perché appunto in Italia è difficile iniziare una piantagione di canapa. Non si è sentito niente. Grazie per essere di aggiornare. Potete rilanciare, perché ci sono persone collegate, fatto delle classi, credo. Allora, rilancio. Rilancio l'osservazione di, come ti chiami? Cinzia. Allora, l'osservazione di Cinzia, che ricordava che nella sua scuola è stato, come dire, ospitato una relazione e una conferenza proprio sul rilancio di alcune fibre che noi qui non abbiamo trattato, perché sono, non sono centrali nella produzione tessile lombarda, che sono la canapa e il lino, e che però possono avere un consistente impiego e possono essere veramente di supporto a una filosofia di sostenibilità, perché sono fibre naturali e molto meno inquinanti. Io volevo cogliere l'occasione adesso del discorso sulla sostenibilità che avete proposto voi e ha rilanciato la professoressa Merlo, per introdurre una piccola annotazione. Cioè, noi in Europa parliamo di sostenibilità soprattutto perché abbiamo in mente l'ambiente, e il discorso di sostenibilità che portiamo avanti è soprattutto la sostenibilità ambientale. Non vogliamo inquinare, vogliamo fibre più naturali, vogliamo limitare le fibre derivate dal petrolio, che sono estremamente durature e inquinanti. C'è però anche un altro discorso che è implicito nel discorso della sostenibilità che vorrei sottolineare. Noi qui abbiamo visto la produzione della seta e ci siamo sconvolti, come dire, in qualche modo indignati per le condizioni di lavoro delle donne nel secolo XVIII-XIX. Teniamo presente che oggi queste stesse condizioni sono presenti in molti paesi extraeuropei. Cioè, c'è un discorso di sostenibilità del lavoro che andrebbe riproposto. Allora, ci sono molte associazioni internazionali, adesso io sapevo che il tema non era questo, se no vi avrei portato i nomi che non ricordo a mente, però tenete presente che Inditex con Zara e H&M con tutte le sue migliaia cioè decine di sottomarchi, hanno avuto delle cause, perché in India o in altri paesi orientali ci sono condizioni di lavoro che ricordano assolutamente quelle delle nostre filandere dell'Ottocento. C'è stato un incidente anche in India per il quale è stata appunto condannata e chiamata in causa Inditex, proprio un incidente dovuto a un incendio nel quale sono morte centinaia di lavoratrici e lavoratori, che erano addirittura rinchiusi dentro a questa fabbrica, per cui non potevano neppure allontanarsi a fronte delle fiamme che si propagavano. Quindi c'è un discorso di sostenibilità ambientale al quale noi europei siamo sensibilissimi, ma c'è un discorso di sostenibilità sociale e, come dire, proprio di condizioni di lavoro in molti paesi del mondo che non bisogna dimenticare, perché le due cose sono strettamente connesse. Perché lì ci sono queste fabbriche con centinaia di lavoratori che vengono sfruttati e condotti alle soglie di incidenti mortali? Perché le nostre case di moda vogliono, come dire, risparmiare sui costi per guadagnare di più e, come dire, appaltano, delocalizzano la produzione in questi paesi del terzo mondo.
Poi qualcuno di questi fa delle meritorie fondazioni di promozione della scuola, di promozione e di tutela delle malattie. Pensate ai Marzotto che hanno fatto questa fondazione per la fibrosi cistica. E molti altri, Fendi, Zegna, eccetera, hanno tutti fatto delle fondazioni o si sono impegnati, come dire, a mandare fondi all'Ucraina, a sospendere la propria vendita in paesi come la Russia dopo l'aggressione all'Ucraina. Però c'è proprio da ricalibrare, è inutile guadagnare miliardi e poi fare fondazioni se per guadagnare quei miliardi hai messo in condizioni di disastrose migliaia e migliaia di lavoratori nei paesi più lontani, lontano dagli occhi, viene da dire, no? Ecco, volevo fare questa sottolineatura. Cristina, prego. Assolutamente. Grazie. Lasciamo un attimo rispondere a Cristina, poi sentiamo. No, scusate, sono loro le più indicate a rispondere, quindi non vorrei aggiungere altro se non che avrei voluto intervenire sul discorso della canapa, invitandovi ancora una volta a visitare un museo lucchese che è quello di Premana, citato da lui, e perché prevedeva appunto una serie di conoscenze anche agricole, no? E invece riguardo il lino c'è un altro museo etnografico importante a Pescarolo, vicino a Cremona, che anche questo può essere molto interessante per chi studia queste materie, e sottoscrivo in assoluto le osservazioni di Antonello Olivieri riguardo il presente. Assolutamente questo panorama storico non deve farci dimenticare che oggi c'è una realtà forse peggiore in molte parti del mondo. Ecco, solo questo, grazie. Sì. No, ma velocissimamente, siccome nella sua ricca relazione ha presentato anche delle fonti orali, sì, quindi canti, ma anche testimonianze, queste fonti sono conservate in questi musei? C'è anche una disponibilità pubblica, nel senso sul web, ci sono sezioni virtuali del museo? Sì, ascolta, tutto il lavoro che io avevo fatto negli anni lontani della tesi e poi ricerche successive come etnografa, insomma, che ho proseguito poi nel tempo, anche testimonianze raccolte a scuola, ero anch'io insegnante, sono depositate in copia presso l'archivio di etnografia e storia sociale di Regione Lombardia, che si trova a Milano e che è stato fondato proprio ai primi anni, a fine anni 60, primi anni 70, da Roberto Ledi, che è il professore con cui appunto io avevo fatto la tesi e svolto poi in seguito i lavori. Ci sono molte pubblicazioni, non è semplicissimo recuperare questi documenti. Non è semplicissimo recuperare questi documenti sonori da AES, però non è impossibile. Poi alcune interviste, alcune testimonianze raccolte sono depositate anche alla Biblioteca di Bergamo, alla Biblioteca Angelo Mai di Bergamo, per altri settori su cui avevo indagato. E poi invece, per quel che riguarda il Museo della Seta, il Civico Museo della Seta di Garlate, come avrete visto nelle slide, voci dalla Filanda, no? A un certo punto compare questa dicitura. Ecco, è stata fatta un'indagine nel 2015 che ha comportato anche molte interviste alle ultimissime filandiere, perché negli anni 70 erano già le ultime quando le mie prime interviste. Poi qualcuna anziana, come avete visto nei pochissimi brani che abbiamo fatto vedere, si è trovata ancora. Allora, quindi i materiali sono presso, in questo caso, i materiali video, perché in gran parte ci sono state fatte interviste video, e potete trovarlo proprio online. Magari poi ci dice due cose la Pierangela Maggi. L'unica cosa è che io non ho potuto segnalare i nomi precisi e le date di nascita delle testimoni video,
perché non sono riportate. Ecco, noi invece teniamo molto, infatti si provvederà insomma al museo a correggere questa lacuna, diciamo, perché invece è una testimonianza, come sanno bene gli etnografi, gli antropologi, ha senso anche una foto, anche una documentazione fotografica o d'archivio, se è datata. Altrimenti non hai, e poi vabbè, noi teniamo a dare un nome appunto a persone cosiddette comuni, per cui è importante che si sappia chi è la persona che racconta per collocarla storicamente, perché diventi un documento, la fonte orale è un documento, purché si mantengano, ci si attengano a certe regole. Sì? A archivio di etnografia e storia sociale di Regione Lombardia, AES, ok, AESS, quindi cliccando voi trovate, posso parlare per mezz'ora su AES, no, ecco, no, ho dimenticato invece un'altra cosa, che avevamo fatto con un altro istituto culturale di Milano, l'Istituto Ernesto De Martino, di Milano, che ora si trova in realtà vicino a Firenze, a Sesto Fiorentino. Avevamo fatto un lungo lavoro di ricerca che è stata chiamata la ricerca ADDA, perché seguiva tutto il corso dell'ADDA. Ecco, anche l'Istituto De Martino conserva un archivio molto ampio di testimonianze, di canti, soprattutto un archivio sonoro, ma anche proprio di testimonianze al riguardo. Sono stata troppo lunga, scusate. Ma molto stimolato dalle relazioni, in particolare per quanto riguarda il tema moda e democrazia. Volevo fare una domanda alle persone presenti. Qualcuno di voi conosce Zuzu anche? Zuzu Angel, non vi dice nulla questo nome, è stata una grandissima stilista e creatrice di moda brasiliana, uccisa dalla dittatura militare brasiliana in un incidente d'auto, un camion simulato. Era anche la madre di un oppositore del regime che è stato torturato e ucciso nella caserma di una delle forze della repressione, e la madre aveva lasciato per fortuna tutta la documentazione a un grande cantautore brasiliano, Chico Buarque de Holanda, dicendo: se per caso mi ammazzano tu nascondi questo. In effetti lei è stata uccisa in un incidente d'auto. A parte questo, lei aveva utilizzato, come dire, quello che adesso per moda si chiama moda etnica, cioè una via totalmente brasiliana ma anche molto amazzonica, con uso di colori, piante tintorie tipiche di tribù indigene dell'Amazzonia. Sarebbe molto interessante, ecco, voglio dire, l'altro aspetto, Milano si fa storia, si occupa molto anche di storia delle comunità immigrate. Allora, sono moltissime le donne di diversi paesi, di diversi continenti, che tentano la strada della moda, dell'abbigliamento, e questo sarebbe un altro elemento molto interessante. L'altra cosa è l'uso della canzone come fonte storica. Io me ne occupo da tempo su scala internazionale per quanto riguarda cantautori e cantautrici, anche canto sociale e politico. Le filandere insieme alle mondine sono state le avanguardie della canzone e della lotta politica, per esempio contro il fascismo. Intanto, allora, vi ringraziamo moltissimo di essere qui. Grazie. E non avrebbe veramente senso il nostro lavoro senza di voi. E avete visto la nostra luce dall'essere un argomento leggero a una profondità che veramente affonda nella storia sociale, nella storia dell'economia,
nella storia del costume. E tutti questi spunti e stimoli cercheremo, se volete, se siete disponibili, di percorrerli insieme anche nei prossimi anni. E intanto tantissimi auguri per il vostro futuro, arrivare un po' più consapevoli del mondo che vi aspetta, un mondo anche difficile, no? Dove il precariato, si è parlato di diritti del lavoro, vale ovviamente per i paesi di cui si è parlato, ma vale anche qui. Diciamo che si sono andati perdendo dei diritti dal punto di vista salariale e non solo, di tutele, eccetera. Quindi, ecco, essere un po' più avvertiti forse e consapevoli, cosa che la scuola dovrebbe comunque fare, quindi essere un ponte di formazione per il futuro, forse vi permetterà di affrontare poi le realtà e le scelte che vorrete fare un po' più consapevoli. Grazie, buon lavoro. Volevo dire qualcosa. Sì, io mi occupo del museo da altri punti di vista. Volevo solo invitare tutti quanti a visitare il nostro museo, perché è un museo decisamente particolare. Perché è particolare? Perché si ha la possibilità di vedere l'allevamento del bacco da seta direttamente tutto l'anno, sia nella parte estiva con le foglie di gelso e nella parte invernale con i liofilizzati del gelso. Quindi è un aspetto interessante. Poi la conoscenza delle macchine. Noi abbiamo macchine dal 700 fino ai primi del 900 e sono tutte macchine funzionanti, sono mantenute in funzione purtroppo da volontari, perché come al solito sono i volontari che fanno questo tipo di attività. Oggi è difficile avere del personale specializzato, quindi i volontari mantengono in funzione tutte le macchine. Ma dirò di più, è possibile, visitando il nostro museo, partecipare anche a laboratori dove, ad esempio, Cristina parlava della trattura, è possibile fare l'esperienza in diretta della trattura, traendo il filo dal bozzolo. Io mi sono permessa anche di portare un piccolo cestino di bozzoli, in modo tale che chi magari non ha mai conosciuto i bozzoli li possa conoscere direttamente, e sì, li ho qui. Quindi rinnovo questo invito, entrate sul sito Museo ABEC e venite a visitarci. Grazie, fate uno spot. Grazie.